Ok, bene, tanto vedo che vi state collegando tutti, sono le 19, quindi possiamo iniziare. Ciao Tiziana, ciao Vincenzo, ciao Sergio, Giuseppe, insomma Matteo siete tantissimi, mi fa piacere che vi siete collegati puntualissimi, ok? Bene, allora abbiamo un bel percorso lunghetto questa sera perché non mi sono voluto risparmiare, ho insomma deciso di inserire tante informazioni per un argomento che insomma non è di semplice spiegazione perché comunque non tutti conoscono bene come funzionano i crediti immobiliari e insomma in Italia viene insegnato soltanto nei seminari dal vivo. L'ultimo seminario che abbiamo svolto sui crediti è stato fatto da pochissimo, quindi il 28 e 29 settembre scorso c'erano 70 partecipanti, molti di voi vedo che sono anche registrati a questa diretta, quindi fate benissimo ad approfondire, ad aggiornarvi, perché comunque l'argomento dei crediti in questo momento sta dando a chi conosce insomma la tecnica dei risultati inaspettati. Abbiamo visto anche l'operazione di Davide nel live crediti e la rivedremo anche questa sera perché Davide mi ha permesso insomma di poterla condividere anche con il gruppo che si è iscritto questa sera al webinar e vedrete insomma che momento fantastico sta insomma attraversando la nicchia dei crediti immobiliari, quindi veramente una cosa che è fuori dal comune e lo vedremo subito insieme e, insomma quindi prendetevi un po' d'acqua, ordinatevi una pizza perché insomma inizio a parlare e terminerò fra un paio di orette, quindi darò il 100%. Quindi ho visto che si sono collegate tantissime persone in questo momento, quindi possiamo iniziare la nostra diretta. La sezione chat l'avete vista, io poi inserirò poi nella sezione chat anche il link del bonus e ora vediamo un attimo cosa combiniamo. Ok, iniziamo subito. Allora, tanto benvenuti a tutti. E cosa vediamo questa sera? Affrontiamo questo tema in un modo abbastanza atipico. Di solito è un argomento che richiede l'utilizzo di termini legali, di vocaboli quasi incomprensibili per chi non è, insomma, un avvocato e non è esperto del settore. Ho cercato di fare il miracolo e di spiegarvi i crediti proprio come se insomma, non li conoscete neanche per l'1%, diciamo così. Ok, quindi ve li spiego in maniera molto molto semplice, non me ne voglia chi è già esperto del settore, però questo webinar è dedicato a coloro che vogliono conoscere questa nicchia e non ne sanno molto, quindi devo partire con argomenti insomma, abbastanza facili da intuire. Allora, intanto parleremo rapidamente del momento storico dei crediti perché veramente c'è un fenomeno che stiamo vivendo e molti non se ne sono neanche accorti. Spiegherò perché sono redditizi in questo preciso momento, come si scovano questi affari. Un conto è sapere che sono redditizi, altro discorso è sapere come li trovo. Faremo degli esempi pratici. Avevo promesso che avrei fatto un webinar sui crediti non teorico, ma molto pratico. Vi farò vedere quindi come, insomma, prendendo delle aste in Italia, vi faccio vedere come si seleziona, come si può ragionare per capire se una determinata esecuzione immobiliare è adatta o meno per comprare e poi rivendere il credito. Ringrazio Davide Passarini che mi ha concesso l'opportunità di presentare la sua operazione da sogno conclusa da pochissimo anche a questo webinar, quindi ha un ampio pubblico perché siete circa 400 collegati e lo ringrazio perché insomma molti magari dicono no, non voglio che si venga a sapere. Soprattutto perché questa operazione di Davide l'abbiamo vista poi a Live Crediti, quindi molti di voi sanno già la plusvalenza che ha realizzato, è un'operazione un po' fuori dall'ordinario, veramente fantastica, che fa capire però come mai in questo momento occorre salire sul treno della nicchia dei crediti immobiliari, perché come capirete tra poco non credo che poi possa durare così a lungo.
vi presenterò una cosa che ho deciso di creare da zero per la prima volta in Italia, perché ovviamente io come formatore guardo anche cosa non offre il mercato per cercare di vedere se si può dare delle opportunità in più a coloro che non hanno la possibilità. Non si sente più. Bene, bene, malissimo. Non si sente, ragazzi? Non si sente più. Porca miseria. Ora si sente? Ok. No, mi è arrivato praticamente nel mio pannello amministratore che c'è scritto l'audio in questo momento è stato perso. Quindi non dipende dalla mia connessione perché è perfetta con fibra e quindi non so cos'era successo. Certo che se non si sentisse l'audio siamo completamente rovinati. Quindi niente, andiamo avanti, dai. Ok, grazie per aver scritto che si sente, perfetto. O così vado avanti sereno. Quindi per la prima volta in Italia ho deciso di creare io come formatore un corso interamente online sui crediti immobiliari che ho stimato di terminare a fine anno e quindi di consegnare poi il 10 di gennaio. Voi sapete che ho tantissimi corsi di formazione, dalla cessione del preliminare allo stralcio, uscirà il 31 ottobre il corso stralcio inverso, frazionamenti, cambi di destinazione d'uso, aste immobiliari, house flipping, home staging, nuda proprietà, locazione, leasing immobiliare, business plan immobiliare, cantieri e costruzioni. Insomma, ho creato tantissimi corsi in questi 10 anni di formazione, ma non mi ero mai permesso di cimentarmi nel credito immobiliare in quanto è una nicchia molto, molto complessa da spiegare. Però poi, insomma, oramai facendo tantissimi seminari su questa tecnica, ho deciso di creare per la prima volta in Italia un corso dalla A alla Z sui crediti immobiliari dedicati a coloro che non possono partecipare ai live o a coloro che magari quando partecipano ai live in 2 giornate non riescono ad assimilare tutti i concetti che questa nicchia presenta e quindi vogliono avere più tempo di studiare e assimilare questo metodo. Poi per chi me l'ha chiesto, questa settimana si è parlato tantissimo di questo nuovo servizio, poi vi spiegherò perché posso permettermi nel 2020 di fornire questo servizio, che è quel servizio nuovo, esclusivo, dove io mi cimenterò nel 2020 per ricercare, selezionare, valutare e portare a termine operazioni di crediti immobiliari nella vostra città, quindi a persona. Quindi la persona che verrà selezionata, poi io lavorerò per lui o per lei e andrò a far tutto il lavoro che di solito si studia e poi si fa da solo in autonomia nella propria città. Quindi io andrò a selezionare e a portare a termine, a concludere operazioni di credito immobiliare per conto dell'investitore, quindi è dedicato a coloro che non hanno tempo, che lavorano dalla mattina alla sera, non si vogliono di nuovo mettere a studiare, che non sono costanti, che hanno dei capitali che vogliono far fruttare, però non hanno nessuna intenzione di mettersi loro a fare le cose, quindi vogliono delegare a un professionista questa opportunità. Ve la spiegherò poi alla fine. Molti di voi mi hanno già chiesto il seminario, il questionario prima, però l'ho completato per bene oggi e quindi ve lo consegnerò poi stasera a chi poi desidererà poi compilarlo e dedicarsi, insomma, alla lettura di questo questionario qui per capire se poi avete i requisiti per poter, insomma, aderire a questo nuovo servizio. Benissimo. Allora, tanto spero che si senta, perché qua ogni tanto ora si sente, ora non si sente, quindi ok. Bene, si sente ragazzi, sì, mettetemi un sì così continuo. Ok, vado avanti. Bene, prima di iniziare, ecco la pagina degli omaggi. Sapete che vi amo consegnare regali, se siete nell'Academy Diamond di Facebook, vi tempesto, vi bombardo con la richiesta di ok per consegnarvi uno per uno i miei omaggi. Mi piace coinvolgere i miei corsisti, chi mi segue, mi piace fargli vedere le opportunità
di ogni nicchia del settore immobiliare. Quindi anche questa volta, per ringraziare tutte le persone, che siete tantissime questa sera, è la prima volta che vedo un numero così elevato di collegati. Molti poi ricevono la registrazione il giorno dopo, però questa sera so che molti di voi sono anche al lavoro e si sono messi con il cellulare a seguire lo stesso la diretta, quindi di questo vi ringrazio. Quindi prima di iniziare, la pagina degli omaggi è questa, quindi alla fine del webinar dovrete poi aprire questa pagina che ora io vi metto nella sezione chat, ok? Vi metto nella sezione chat, la vedrete, vi arriva un segnale con un numero 1, voi aprite la sezione chat, cliccate in questo link e si aprirà un link disattivato. Non vi preoccupate, salvatevi il link, perché alla fine della diretta, così non vi distraete, andate a vedere omaggi, a curiosare, alla fine della diretta attiverò il link e diventerà pubblico in maniera tale che tutti i partecipanti possano andare a prendersi i seguenti omaggi, ok? Ora vi elenco. Ho voluto strafare questa sera, se mi sente l'avvocato Bonzi mi uccide, perché è un documento che è suo. E di solito consegno, no, di solito li consegniamo solo ai live a Genova, però è un documento che volevo farvi vedere, è il documento finale, cioè quello che viene inviato dall'avvocato una volta che voi avete acquistato il credito. Quindi abbiamo avuto risultato, abbiamo acquistato il credito, per legge dobbiamo comunicare al debitore il subentro nel credito. Quindi vi mando proprio il PDF che è stato creato dall'avvocato Monica Bonzi e ve lo tenete lì, ok? Ve lo utilizzate poi per le vostre operazioni. Poi vi mando anche un altro esempio del piano di riparto. Ora voi direte, ma che cos'è un piano di riparto? Cosa ce ne frega Franco? Il piano di riparto è quel documento che mostra tutti i pagamenti fatti dopo l'aggiudicazione all'asta. È un po' la torta, no? La torta, una volta che viene aggiudicato un immobile, nella torta viene suddivisa tra i vari creditori. Ovviamente il creditore privilegiato, che poi di solito la banca che vanta un'ipoteca di primo grado, prende praticamente tutta la fetta della torta. In questo piano di riparto, che potrete curiosare già da questa sera, vedete quanto spetta al creditore privilegiato, quali sono le spese dei professionisti intervenuti, in maniera tale che un domani che acquisterete un credito sapete già più o meno fare una stima di quante sono le spese, ovviamente approssimative, e capire come funziona questo piano di riparto. Il piano di riparto è come se fosse il rogito notarile per un investitore immobiliare. Mentre per chi acquista un credito, il piano di riparto è quel documento che fa vedere quanto ti spetta alla fine dopo che hai comprato il credito e che l'immobile è stato aggiudicato all'asta. Ovviamente inserirò le slide PDF di questo evento, sono 233, per chi ama poi leggere e ripassare il webinar in forma, insomma, vederlo in maniera scritta. La replay sarà disponibile dal 26 ottobre, cioè da domani verso mezzogiorno vi manderò anche la replay sempre in questa pagina, comparirà all'improvviso. Poi trovate anche in questo link la promozione Lampo che uso fare ogni volta che c'è un webinar per prenotazioni del nuovo corso online, che non esiste in Italia, quindi lo creerò io per la prima volta, in uscita il 10 di gennaio. E per quelli che mi hanno chiesto poi anche la candidatura per affidare al sottoscritto tutta la ricerca, la selezione, la valutazione di un'operazione, poi farla concludere a voi, ci sarà poi un questionario. Ovviamente per compilare il questionario occorre seguire le spiegazioni che vi darò poi alla fine del webinar. Quindi non rubo la vostra attenzione parlandovi di corsi o di questionari, e quindi sarà dato soltanto alla fine questa informazione, questa promozione, in maniera tale che chi non ha piacere di compilare un questionario, di aderire alla promozione Lampo del corso nuovissimo online, potrà tranquillamente poi andare a cena, ok? Il link è questo, ragazzi, io ve l'ho messo nella sezione chat, ve la rimetto di nuovo, vi compare di nuovo in sovraimpressione. Se non la riuscite a prendere la sezione chat, andate in documenti nella dashboard, cliccate e poi vi si aprirà poi un PDF, e cliccate nel link e vi salvate questo link. A fine webinar tornerete a lo potete aprire, sarà attivo e potete vedere un po' tutto quello che c'è dentro. Ok, se avete cliccato tutti possiamo iniziare il nostro corso, ok? Allora,
L'ho diviso in moduli. Vediamo subito il modulo 1. Il momento storico che stiamo attraversando con i crediti immobiliari. Non ho mai visto in passato una nicchia così redditizia. Veramente i crediti di sofferenza in questo momento sono una nicchia veramente, veramente redditizia. È praticamente un insieme di situazioni esplosive che si sono andate a creare per diversi motivi che ora vi spiegherò in questi ultimi 2 anni e che stanno veramente facendo concludere operazioni da sogno, ne vedremo una tra poco, agli investitori, ai pochi investitori in Italia che conoscono questa tecnica, perché non sono tantissimi. Quindi per chi non mi conoscesse, ovviamente magari questo webinar è la prima volta che lo vedete, non sapete chi sono, e io mi chiamo Francesco Gentile, ma chiamatemi tutti Franco, se no non mi giro, perché mi hanno chiamato Franco da quando sono nato, però mi chiamo Francesco Gentile. Con molti di voi ci siamo visti lo scorso fine settembre al Mega Live Crediti Immobiliari e l'1-2 ottobre al corso Business Insider a Genova, sempre al Tower Hotel. Quindi ci siamo visti, questa è la fotografia dell'ultimo live, molti di voi si possono riconoscere qua di spalla, e abbiamo parlato 2 giorni di seminari, di crediti immobiliari con l'avvocato Monica Bonzi, è venuto il commercialista, ci sono stati diversi interventi anche del consulente Stefano Mantelli, perché comunque è una tecnica, è una nicchia collegata in maniera diretta con le aste immobiliari. Okay. Io mi occupo, per chi non mi conoscesse, di immobili dal 1994, sono entrato nell'ottobre del 94, quindi 25 anni fa, nel primo punto vendita a Genova Sestri Ponente di Tecnocasa, quindi sono stato un funzionario di Tecnocasa praticamente nel primo ufficio aperto a Genova e quindi sono diventato agente immobiliare. Ho aperto una catena di agenzie sempre in franchise in Tecnocasa per poi dedicarmi interamente agli investimenti immobiliari, quindi poi sono uscito dal gruppo dopo 20 anni e sono investitore dal 2004 oramai, quindi sono passati 15 anni da quando ho iniziato a preferire gli investimenti immobiliari rispetto al tradizionale lavoro dell'agente immobiliare. Tutt'oggi sono sempre agente immobiliare perché comunque vi sto parlando questa sera dall'unico punto vendita che ho ottenuto, che è di Genova Rivarolo, perché comunque l'agenzia immobiliare è sempre una fonte di reddito, ma gli investimenti immobiliari mi hanno permesso di poter agire con più tempo a disposizione e la massima autonomia. Se non avessi mai investito in immobili, sicuramente non avrei avuto il tempo di fare il formatore, perché la formazione richiede tantissimo impegno, la costruzione di un'attività online dedicata agli alla formazione immobiliare richiede comunque molta, molta presenza dalla mattina alla sera. Voi potete anche constatare che sono sempre collegato online, vi invito a scaricare sempre omaggi gratuiti, creo sempre nuovi corsi, organizzo webinar, seguo tantissime persone, quindi se non avessi avuto successo con gli investimenti immobiliari sarei stato costretto a dare il 100% delle attenzioni alla mia unica attività, che era appunto quella dell'agente immobiliare. Quindi la fortuna degli investimenti è stata quella che mi ha permesso di avere tanto tempo libero. Potevo passarlo magari andando in giro per il mondo e a viaggiare, però la mia passione è sempre stata quella di insegnare agli altri e quindi faccio le cose anche in maniera gratuita, perché voi potete confermare che forse in Italia l'unico che consegna così tanti omaggi, a rischio anche di essere preso a insulti dicendo basta omaggi, mi stai confondendo le idee, è il sottoscritto. Quindi da 10 anni insegno a investire in immobili. Ho affrontato 25 anni di diversi picchi di mercato e ho visto arricchire moltissimi dei miei clienti, perché io comunque facevo guadagnare i miei clienti investitori quando ancora non avevo nessuna voglia di investire io direttamente. E quindi ho visto tantissimi momenti d'oro, cioè tantissime tecniche in passato che hanno permesso agli investitori che hanno sfruttato il momento, insomma, di arricchirsi, di sfruttare determinati momenti di mercato. Ho vissuto il picco storico, per chi magari ha la mia età, quindi 47 anni, avrà sicuramente vissuto, se era, insomma, praticava un po' il settore immobiliare, il picco storico degli acquisti con pagamento differito dell'immobile, cioè si comprava l'immobile praticamente dando una caparra di 5 milioni di vecchie lire, 10 milioni di vecchie lire, e poi si pagava a rate il venditore, perché i mutui ancora a fine anni 80, primi anni 90 non erano così
di facile accesso, quindi non venivano concessi come una cosa normale, classica, e se venivano concessi i tassi erano proibitivi, parliamo del 18-20% di tasso di interesse, quindi le persone non avevano la possibilità di sostenere magari una rata da un milione di vecchie lire, quando magari ne guadagnavano un milione di lire al mese. Quindi si usava molto anticipare una somma a rogito e poi si pagava il venditore a rate. Da lì, questa è stata una tecnica, almeno che io ho vissuto poi, perché ero anche agente immobiliare, in quel periodo è nato un business per molti investitori che prevedeva l'anticipo di una quota X, quindi, e diventavano proprietari e poi pagavano a rate la casa. Praticamente il venditore faceva da banca, cioè gli aspettava che gli venissero pagate le rate. Nel frattempo si ristrutturava e si vendeva la casa poi a un prezzo superiore. Da lì era nata questa tecnica qui, che era redditizia, perché con poco anticipo diventavi proprietario e quindi molti investitori si sono arricchiti, perché poi rivendevano e saldavano il venditore e si tenevano la differenza. È un po' quella che adesso viene chiamata la cessione del compromesso, no? Soltanto che permetteva una maggior, insomma, dava più chance di poter accedere nell'immobile, perché comunque era tuo, era casa tua, eri diventato proprietario e quindi potevi fare un po' quello che volevi, non avevi l'imminente scadenza del compromesso, perché comunque il compromesso ha una scadenza, entro 6 mesi devi saldare, per dire 8 mesi, se non saldi ti viene un po' l'ansia, mentre lì potevi tranquillamente pagare le tue rate al venditore e finché non vendevi, insomma, non avevi comunque il rischio di perdere dei soldi. Si sono arricchite tantissime persone con questa tecnica ed è stata molto redditizia. Un altro picco storico c'è stato nei primi anni 2000, con la politica delle banche a concedere mutui totali più le spese. Ora quelli che stanno guadagnando con gli stralci immobiliari e i crediti immobiliari sono gli investitori che stanno praticamente stralciando o comprando crediti di mutui concessi in quegli anni lì senza nessun criterio. Quindi si sta guadagnando lo stesso anche grazie agli errori concessi, commessi dalle banche nel concedere tutti questi mutui senza nessun criterio. E lì sono nati tantissimi investitori immobiliari anche con quella tecnica. Compravano senza anticipare quasi nulla, facevano proposte con 1.500 euro di caparra, facevano il rogito notarile con un mutuo totale più le spese, poi rivendevano grazie anche al mercato in continua ascesa e si sono arricchiti. E anche quello è stato un picco, un momento che hanno sfruttato molti investitori, tantissimi investitori. Ora stiamo attraversando in questo momento veramente veramente redditizio, simile ai precedenti, però con una differenza sostanziale, che rispetto alle precedenti ondate la tecnica del credito immobiliare non è di facile accesso come le precedenti. Fare un mutuo totale, se avevi una busta paga, non è che ci voleva poi un grande scienziato. Comprare un immobile e pagarlo a rate non ci voleva tutta questa intelligenza. Mentre invece, in questo momento, la predisposizione delle banche nel concedere grossi sconti per chi vuole acquistare il loro credito, e soprattutto la difficoltà di molti investitori che non hanno la minima idea di come si possa fare un acquisto di un credito immobiliare, sta veramente permettendo ai pochi che conoscono la tecnica di fare degli affari d'oro. Non dovete credere al sottoscritto, potete tranquillamente andare in altri gruppi di altri formatori e verificare voi stessi quante operazioni di saldo e stralcio e di acquisto di credito stanno concludendo in questo momento. Ci sono anche grandissimi formatori e società che raccolgono anche denaro, fanno delle dirette settimanali dove raccolgono denaro, quote da parte degli investitori, perché loro sanno concludere queste operazioni di credito in sofferenza e quindi riescono a riconoscere anche una percentuale di interesse elevatissima. E ogni sera molti investitori non esperti, che non sanno concludere operazioni da solo, danno i loro soldi per poter insomma salire sul treno e guadagnare una piccola fetta della torta. Ovvio che un investitore che sa concludere queste operazioni in autonomia, o se le fa concludere magari da un professionista investendo il 100% del capitale, è matematico che i guadagni sono completamente diversi, e lo vedremo poi anche con quell'operazione di Davide tra pochissimo. Quindi quando si affronta un momento storico come questo e gli unici concorrenti sono soltanto gli investitori capaci di sfruttare le opportunità concesse dalla nicchia, gli affari sono molto interessanti, perché non ti confronterai mai con un normale acquirente, con l'impiegato o il lavoratore autonomo che non sa minimamente che esistano queste situazioni. Mentre con le tecniche precedenti del passato,
chiunque poteva fare questo tipo di accesso. Anche chi voleva comunque comprarsi una casa con un mutuo totale era un concorrente dell'investitore che voleva invece poi rivenderlo. Qui invece gli unici concorrenti sono i pochi investitori che conoscono questa tecnica. Infatti, per guadagnare con i crediti in sofferenza abbiamo solo tre strategie, quelle più note, quelle di facile accesso ai comuni investitori: l'asta immobiliare, lo stralcio e l'acquisto del credito. Queste sono le tre strategie più utilizzate. L'asta però, se ci pensate un attimo, non è così complicata, ok? È di facile accesso anche per i normali acquirenti. Ti puoi scontrare in aula anche con una persona che ha un'esigenza di abitazione, non di investimento. Tutti possono partecipare. Quindi purtroppo quando un credito in sofferenza viene soddisfatto dai creditori tramite una vendita all'asta, l'affare raramente viene concluso perché il prezzo base d'asta è basso, magari una via molto ricercata. Quindi acquirenti normali, consulenti di aste con i loro clienti, agenti immobiliari con i loro clienti, avvocati con i loro clienti fanno tutti domanda di partecipazione a immobili che sono scontatissimi e sperando che poi magari ci sia poca concorrenza. Molti di voi avranno partecipato sicuramente a qualche asta immobiliare o avranno sentito dire che quando le aste immobiliari sono in palazzi belli, in vie ricercate e a prezzo stracciato, difficilmente esci fuori con l'aggiudicazione al prezzo minimo base d'asta. Ci sono molti rilanci e quindi l'affare spesso viene concluso, se ti va bene, al prezzo normale di mercato, che può andare bene per chi ha un'esigenza di abitazione. Dici, ci vado ad abitare, ho comprato una bella casa al prezzo giusto, ma se tu devi fare business e quindi sei un investitore immobiliare e vuoi guadagnare sulla tua abilità di trovare immobili scontati, è ovvio che all'asta vai a perdere magari anche del tempo, ok? Fermo restando che all'asta si può guadagnare. Io ho fatto anche un seminario sulle aste con consulente Stefano Mantelli, abbiamo spiegato che si deve selezionare un appartamento o più appartamenti che apparentemente non sono così appetibili e poi risolvere la problematica. Comunque, non ne parliamo questa sera. Un immobile quindi situato in una via ricercata all'asta difficilmente ti dà la possibilità di creare business. Invece con il saldo e stralcio e ancor di più con l'acquisto del credito, perché il saldo e stralcio molti investitori ora lo sanno portare a casa il risultato, mentre con l'acquisto del credito e anche con il saldo e stralcio si apre un canale riservato e privilegiato con il creditore e avvii la trattativa, ok, scavalcando poi la concorrenza dell'asta. Quindi i normali acquirenti e gli investitori non esperti non sanno come si seleziona, come si tratta e come si conclude un'operazione di questo tipo, perché ci sono tantissimi attori protagonisti che devono essere interpellati, con i quali trattare. Con il saldo e stralcio sappiamo che gli attori sono anche l'esecutato, che se non ti firma la delega ovviamente non puoi andare a fare una trattativa, c'è il creditore e più creditori, perché con il saldo e stralcio ti puoi trovare il creditore privilegiato, il creditore magari secondario che ha concesso un finanziamento, il condominio, quindi devi saper trattare con tutte queste figure. Con l'acquisto del credito invece l'unico interlocutore che ci interessa è il creditore privilegiato, un creditore, perché compriamo quel credito che ci dà più possibilità poi di poter prendere denaro quando l'immobile verrà giudicato all'asta, perché abbiamo poi un immobile garantito da ipoteca che di solito è il doppio del prestito concesso in quel caso all'acquirente dell'appartamento. Quindi, al contrario dei precedenti picchi storici, la concorrenza è limitatissima, è limitata a investitori immobiliari che conoscono questa tecnica. Molti investitori immobiliari la conoscono ma non la mettono neanche in pratica, altri hanno deciso di dare una piccola parte dei loro capitali a società che investono per loro, prendendo poi una percentuale di interesse, che è una buona percentuale ma non è paragonabile assolutamente al concludersi un'operazione di questo tipo nella propria città in autonomia. Se poi ci aggiungi una cosa fondamentale, che i creditori stanno facendo di tutto, vi ripeto, facendo di tutto per recuperare qualcosa da questi finanziamenti mai onorati, la situazione veramente diventa esplosiva, e la testimonianza sono queste operazioni concluse recentemente. Non lo dico io comunque, attenzione, io sono un portavoce, una persona che è sempre collegata alle novità,
legge i giornali, si aggiorna, ha i suoi forum, eccetera. Questi sono alcuni titoli di annunci, non di annunci, di siti dedicati alla finanza, al mercato immobiliare. Ad esempio, questi sono recentissimi. BNL mette in vendita crediti immobiliari per 700 milioni di euro, dopo aver cartolarizzato per 968 milioni a gennaio e aver ceduto oltre 1 miliardo e 800 mila euro di deteriorati nel 2018. Cioè continua anche quest'anno, dopo aver ceduto 1 miliardo e 8, a cedere crediti scontati a società, perché deve rientrare di tutti questi crediti. Intesa San Paolo, c'è la possibile cessione di 10 miliardi di crediti deteriorati a Prelios. Prelios è una società, praticamente, chiamiamola così, veicolo, che acquista pacchetti di crediti miliardari con uno sconto esagerato. Okay? Che cosa è successo negli ultimi anni? Questi sono sempre stralci di annunci, non l'ho scritto io. Vi leggo uno straccio di questo articolo. Eppure grande sforzo è già stato fatto. Negli ultimi due anni in Italia, il grande osservato speciale in Europa per il peso enorme delle sofferenze ha fatto passi da gigante. La mole dei crediti marci era infatti di ben 341 miliardi nel 2015, dopo due pesanti recessioni, quella del 2008 e 2012. Oggi il livello è sceso poco sopra i 200 miliardi. Ma per i regolatori ancora non basta. L'Italia bancaria del resto ha tuttora in media un livello di non performing loan in NPL su impieghi totali del 9,4%. In poche parole, se le banche continuano a penare, il mercato dei compratori di sofferenze e incagli gioisce. Cioè, se le banche continuano a penare, il mercato dei compratori di sofferenze e incagli gioisce. Cioè, i compratori sono le grandi società che comprano crediti milionari e miliardari e anche gli investitori che possono gioire di questa situazione. Unicredit, questa me l'ha comunicata la Simona che fa parte del nostro gruppo, l'ha letta poco tempo fa e me l'ha subito inoltrata, perché ce ne sono così tante di informazioni che è difficile starci dietro. Unicredit cede 6 miliardi di crediti deteriorati a un prezzo del 21,8%. Sapete cosa significa? Che su 100.000 euro, per farla breve, di credito, lo sconto concesso è praticamente quasi dell'80%, cioè, ovviamente acquistando miliardi di crediti. Quindi concedono sconti dell'80% su quello che gli spetta. Cosa significa questo? Se una banca ha un credito di 200.000 euro, quindi tornando sulla terra, tornando ai nostri numeri, se una banca ha un credito di 200.000 euro per un immobile che ne vale 150, adesso ho preso un esempio così banale, noi possiamo ottenere anche un vantaggio nel non partecipare all'asta. Possiamo tentare di offrire il 50% del credito, anche se si spingono fino all'80%, che possiede la banca, e acquistare ad esempio questo credito a 100.000. Se l'immobile abbiamo detto che vale 150, avremo un guadagno di 50.000 se all'asta viene aggiudicata quella cifra. Quindi guadagniamo grazie all'asta senza aggiudicarsi noi l'immobile. Quindi è vero che guadagniamo grazie alle aste immobiliari, ma non perché partecipiamo all'asta, ma perché presenziamo all'asta come curiosi, cioè come titolari del credito, e ci divertiamo per una volta nel vedere che è piena l'aula, e non invece di bestemmiare e dire: guarda quanta gente, se lo sono aggiudicati addirittura a un prezzo superiore a quello di mercato, contenti loro, fatti loro. Però andando tu ti devi riprendere gli assegni, devi tornare a casa e hai perso tempo, perché magari ci hai ragionato con quell'operazione, ti sei costruito magari un business plan, hai fatto un po' di sognetti su quell'operazione. E invece poi vai lì e vedi che viene aggiudicata al prezzo normale di mercato e rimani deluso. Con il credito immobiliare tu guadagni se c'è il pienone. Quindi se hai sempre riscontrato il pienone nella tua città e vedi che le aste sono sempre piene di gente, hai grandissime chance di guadagnare, perché vuol dire che sai individuare l'immobile giusto, solo che è pieno di gente. Quindi se individui il credito giusto, questa volta guadagnerai dalla presenza massiccia di crediti di acquirenti all'asta, ok? Più ci sono garanzie immobiliari o personali dietro le sofferenze, quindi in questo caso immobili garantiti da, cioè ipoteche garantite da un immobile, in media i prezzi variano dal 20-30% del valore lordo.
Per le banche non è quasi mai un affare, dato che le percentuali di copertura in media sono del 50%, mediamente perdono il 50% del loro credito. Quindi ogni volta che una transazione avviene a un valore più basso, la banca ci perde, però si sbarazza di una zavorra e segna delle perdite pesanti che riducono il capitale. Gli spazzini delle sofferenze, cioè noi, le grandi società anche, invece guadagnano e come. Quindi si parla di margini addirittura del 30% e così via. Questi sono titoli di giornale. Ora qui sono quello che dico io invece. Sappiamo che in media le banche concedono uno sconto che va dal 70 all'80% ad altre società che comprano grandi pacchetti di credito, mentre per i normali investitori si arriva anche al 50%. Ora nell'operazione che vedremo lo sconto è stato anche più esagerato, però comunque in questo momento stanno concedendo sconti veramente che prima con il saldo e stralcio anni fa non si vedevano. Ecco. Questo implica due ragionamenti, ragazzi. Se il credito è ancora del creditore banca, ok, cioè la banca è ancora titolare dell'ipoteca, possiamo spingersi fino al 70-80% del totale. Possiamo provare, sappiamo che li stanno cedendo anche con questa scontistica. Tanto tentare non nuoce, non costa niente fare una trattativa. Se il credito è stato invece ceduto dalla banca a una società veicolo che gli ha comprato magari 1 miliardo di crediti e in questi crediti acquistati c'è anche magari una quota garantita dall'immobile che noi poi vogliamo speculare, chiamiamolo così, sappiamo che hanno pagato comunque il credito sicuramente l'80% in meno. Quindi quando noi ci troveremo davanti a una società che ha comprato il credito da una banca, sappiamo che possiamo offrire anche il 50% in meno, perché loro si accontentano anche poi di guadagnare un 10, un 15% dai crediti acquistati. Avere il 15% su 1 miliardo di euro di crediti comprati sono cifre da capogiro e per una società di questo tipo è più che sufficiente. Questi sono due ragionamenti che bisogna fare quando ci si trova di fronte poi a un creditore che ti dice: guardi che noi abbiamo acquistato già il credito, per dire, da BNL. Conoscere i margini permette di fare offerte più speculative. Avendo margini industriali, come visto, del 30% e oltre per un business di questo tipo, segnala che il piatto è ricco. Questo è un altro articolo. Tanto che ora un operatore del settore, ma pubblico, come SGA del Tesoro, pare volersi buttare a capofitto sul nuovo Eldorado bancario, cioè lo chiamano l'Eldorado bancario in questo momento. Quanto durerà questa opportunità? Ancora non possiamo saperlo, ovviamente non possiamo saperlo. Certo è che ci sono ancora parecchi miliardi, non milioni, miliardi di euro in gioco. Posso solo dire che siamo davanti a una rara occasione. I miliardi sono ancora tanti e quindi le banche hanno bisogno di rientrare di qualcosa. Quindi finché non verrà esaurito tutto questo, questa bellissima torta, è ovvio che ci saranno delle opportunità. Non è detto che durerà ancora in eterno, sicuramente. Io in 25 anni non ho mai visto una nicchia così redditizia, soprattutto perché non è di accesso semplice per i normali acquirenti e per le persone che comunque non hanno il tempo di informarsi su come si può iniziare, avviare o selezionare un'operazione di questo tipo, e quindi pochi concorrenti in un momento storico e matematico che stiamo parlando di una cosa di rara opportunità. Allora, tanto vediamo un attimo rapidamente, ve l'ho già anticipato, perché sono così redditizi. Poi arriva anche l'operazione di Davide. Comunque adesso abbiamo più chiaro perché siamo di fronte a un momento storico. Vediamo di comprendere perché l'acquisto del credito e la sua cessione è così redditizia. Per chi non conoscesse questa tecnica, spiego rapidamente di cosa si tratta. Vi dico un articolo, non me ne vogliate, poi ve lo potete anche scordare. Comunque è regolata dall'articolo 1260 del codice civile ed è in sintesi un contratto con il quale un soggetto trasferisce il proprio credito anche senza il consenso del debitore a un terzo. Quindi se qualcuno vi dice è illegale, non si può fare, la devi fare solo se è una società veicolo, non sono aggiornati o non vuole che entriate in questo business. È possibile anche come persona fisica acquistare un credito e poi venderlo
ok? E l'operazione che vi farò vedere tra poco è stata fatta da una persona fisica. La cessione di credito può essere, qui vado veloce perché non vi voglio tediare, insomma, con informazioni troppo complesse, comunque può essere fatta pro soluto, cioè significa che il cedente, cioè il creditore, non deve rispondere dell'eventuale inadempienza del debitore. In questo caso significa che garantisce solamente l'esistenza del credito, ok? Quindi l'acquisto che facciamo del credito di solito è pro soluto. Il cedente ti dice: io ti cedo il credito, poi quello che ci fai, se lo monetizzi con una vendita all'asta oppure chiedi l'aggiudicazione del bene, sono fatti tuoi. A me non interessa, non ti assicuro che il debitore pagherà, perché a me non ha pagato. Non ci saremmo trovati se non in questa situazione. Pro solvendo significa che il cedente risponde dell'eventuale inadempienza del debitore. Ovviamente non è concessa in questa opzione qui, perché dovete sapere che vengono ceduti anche crediti di persone che stanno pagando. Magari una banca ha dei crediti buoni di persone che stanno onorando mensilmente le rate di finanziamento, cedono in cambio di denaro questi crediti a una società, ovviamente garantendo che il debitore pagherà. È ovvio che cedere questo tipo di crediti, lo sconto per una banca è molto inferiore rispetto a cedere un credito in sofferenza che non è più garantito dal debitore. Ok, questo volevo che vi fosse chiaro come differenza. Questa tecnica fino a qualche anno fa era riservata esclusivamente a grandi società, cioè non potevi chiamare una banca e dire: voglio comprare il credito, perché ti chiudevano il telefono in faccia o ti ridevano. Era pressoché impossibile per il piccolo investitore, perché dovevi avere una società apposita e acquistare pacchetti di crediti. Quindi non potevi ragionare con il singolo immobile per dire: questo immobile qui andrà all'asta a 200.000 euro, ma il mercato dice che vale 400, all'asta ci sarà il pienone, compro il credito a 180 e poi guadagno quello che guadagno, insomma, in base alla aggiudicazione dell'asta. Quindi prima potevi solo comprare dei pacchetti di credito garantiti anche da ipoteca, però non potevi fare certo dei ragionamenti e dovevi tirare fuori comunque milioni e milioni di euro. Ora invece, vista la grande disponibilità, il grande desiderio di rientrare a tutti i costi rapidamente di qualcosa da parte delle banche, hanno concesso questa opportunità. Prima lo facevano solo con il saldo e stralcio e quindi adesso lo concedono anche con l'acquisto del credito, ok? Oggi è possibile quindi acquistare il credito ipotecario sia dalla banca stessa oppure dalla società che ha acquistato anche dall'istituto dei pacchetti. Quando capitano anche queste situazioni, il guadagno è ancora più elevato. Il primo vantaggio è che si può eseguire questo acquisto come persona fisica. Il secondo vantaggio è che non acquistiamo l'immobile, salvo scelta diversa, ok? Quindi se sei esperto, non mi scrive: guarda Franco che si può, lo so benissimo che si può partecipare anche all'asta, lo so benissimo che si può chiedere anche un'istanza di assegnazione al giudice, però il metodo più diretto e più speculativo è quello di non acquistare l'immobile, non avere problematiche poi di svuotarlo, non avere problematiche di ristrutturarlo, pagare l'IMU, pagare le spese di amministrazione ordinaria e straordinaria, incaricare un'agenzia immobiliare per fartelo vendere. Quindi qui il guadagno, praticamente la conoscenza dell'avvenuta plusvalenza è immediata dal momento in cui l'asta è aggiudicata. Attenzione, non sto dicendo che il guadagno è immediato, perché la conoscenza dell'avvenuta vendita dell'immobile all'asta ha i suoi tempi poi per darti quanto ti spetta, perché bisogna attendere che l'aggiudicatario saldi il prezzo e poi che il delegato dal piano di riparto ti dia quello che ti spetta. Questi tempi possono variare in base alla mole di lavoro che ha il delegato, ok? Il terzo vantaggio è che non si deve liberare l'immobile, l'ho appena detto, ristrutturarlo e metterlo in vendita. Con questo non significa che sia uno svantaggio comprare case, ristrutturarle e vendere, perché è quello che facciamo tutti i giorni, ma sto dicendo che rispetto al saldo e stralcio, che ti intesti l'immobile, poi lo devi comunque ristrutturare e vendere, qui è più speculativo, è più diretto. Nessuna spesa di amministrazione, ovviamente nessuna tassa di proprietà, acquisti un titolo finanziario garantito poi dall'immobile, garantito da ipoteca. Per guadagnare con i crediti immobiliari ci sono due strade. La prima è studiare l'iter per selezionare questi affari e un metodo quindi per concludere le operazioni. Quindi studiare come si selezionano questi affari e studiare un metodo per concludere le operazioni. La seconda è quella di affidare l'incarico di ricerca e selezione di affari a professionisti.
Quindi alla fine del webinar ti darò anche queste due possibilità: o studiare con calma il nuovissimo corso online, oppure affidare al sottoscritto tutto il lavoro dalla A alla Z senza che tu debba fare nulla. Vediamo come selezionare l'operazione. Prima di analizzare l'operazione da sogno conclusa dal nostro corsista su Roma, vediamo in modo pratico come selezionare questi immobili tra migliaia di annunci, perché quando tu sei alla ricerca in una città di immobili da acquistare il credito, non è che c'è scritto, c'è una specie di sponsorizzata che ti dice questo è adatto o questo non è adatto. Quindi ti arriva una caterva di annunci di esecuzioni immobiliari, ce ne sono, ad esempio su una città come Genova ce ne sono circa 1000, e da lì devi cominciare a fare poi una selezione, quindi cominciare a dare un po' di attenzione, un po' di ore per selezionare. Vediamo un attimo quali ragionamenti bisogna fare e come calcolare la redditività di un'operazione. Vediamo un attimo. Per sfruttare questo momento storico occorre fare diverse analisi prima di formulare una proposta al creditore e subentrare noi col credito. Abbiamo detto che è una tecnica che pochi conoscono e che pochi sanno fare, quindi non sto dicendo che è una tecnica che in un secondo si mette in piedi. Occorre un po' di preparazione. Chi ha partecipato all'ultimo live del 28 e 29 settembre sa benissimo tutti gli step che sono stati rilasciati, e non sono pochi, no? Ovviamente bisogna lavorare bene subito partendo anche dal mercato sottostante, che è quello delle aste immobiliari. Quindi sappiamo che si guadagna se compriamo il credito a poco, e se l'immobile all'asta viene aggiudicato a un prezzo di mercato superiore, in linea di massima. Quindi sappiamo anche che l'immobile è in vendita in una zona della città molto ricercata. Scusate, sappiamo che se l'immobile è in vendita in una zona della città molto ricercata e a un prezzo base d'asta basso, i non esperti, acquirenti normali e anche investitori, che però sono pratici solo di aste, partecipano all'asta e fanno salire poi il prezzo fino a quello di mercato. È qui che guadagniamo noi. Quindi l'obiettivo è quello di trovare un immobile che da qui a breve andrà all'asta a prezzo basso rispetto a quello di mercato. Una via ben vista dagli acquirenti, un immobile che in perizia non presenta particolari problematiche, perché devi sapere che se tu vedi che l'immobile ha un prezzo base d'asta bassissimo e rispecchia anche i requisiti, cioè in una via di lusso, una via comunque residenziale, e poi non sai leggere che nella perizia c'è scritto che l'immobile ha un contratto opponibile alla procedura e che per 7 anni non è disponibile perché ha un comodato d'uso gratuito, è ovvio che vai a perdere tutti i soldi, nel senso che comunque all'asta verrà magari aggiudicato ma a un prezzo quasi stracciato. Vi faccio un esempio pratico, avevo detto che vi avrei fatto anche un po' di, non un po', molta pratica, vi faccio vedere un po' di pratica, come ricerchiamo noi gli immobili. Ok, quali ragionamenti fare? Ho scelto poi la zona di Milano perché non è la mia zona, perché se la facevo su Genova era troppo facile, quindi ho questo esempio anche nel Live Credit, lo riporto qui. Quali ragionamenti bisogna fare? Quindi seguimi, non perdere la concentrazione. Ho preso un immobile a Milano in Viale Campagna 46 che andava all'asta, quindi Viale Campagna è della superficie di 116 metri quadrati, è l'intera proprietà. È un immobile di prestigio, quindi primo requisito, in ottimo stato di manutenzione, e l'unità pignorata non ha subito negli anni pesanti ristrutturazioni che ne hanno stravolto la composizione. Finiture materiali, esclusi bagno e cucina, sono ancora oggi originali. Quindi una bella via di Milano, una zona di prestigio, un immobile di ampia metratura e insomma per me ha dei requisiti. Ok. Vedete un attimo qui la ricerca anche dei prezzi di mercato. Ovviamente io vi ho fatto vedere degli esempi, le ricerche di studi di mercato vengono fatte in maniera diversa. Noi ad esempio contattiamo i nostri partner mediatori del posto, quindi chiediamo la valutazione più precisa, sentiamo un po' i nostri periti e così via. Comunque, per farvi un'idea, Viale Campagna presenta dei prezzi molto importanti, nel senso che ha metrature ampie e prezzi abbastanza elevati. Quindi qui abbiamo addirittura 262 metri, qua ne abbiamo una a 475.000 euro che è di 100 metri quadrati, sempre Viale Campagna. La quotazione media della via è all'incirca di 3.500 euro a metro quadrato, cioè mercato libero significa che se ti compri un 100 metri a 350.000 non hai fatto un cattivo affare. Ovviamente se hai delle esigenze di abitazione, perché se tu lo compri a 350.000
probabilmente non riesci a rivenderlo poi a una cifra superiore perché l'hai già preso a prezzo di mercato. Questo immobile aveva un'asta che con scadenza 24 luglio 2019, quindi pochi mesi fa. Tribunale di Milano. Guardate un attimo qui, il tipo di vendita era sincrona mista, voi sapete che si può anche partecipare telematicamente adesso alle aste sincrone miste o asincrone, quindi si può anche fare una domanda anche comodamente da casa, senza recarsi il giorno in tribunale o nell'aula del delegato. Quindi il prezzo base, come vedete, guardate un attimo, è 320.000, ma non avete visto il prezzo minimo. Il prezzo minimo è 240.000, stiamo parlando di un immobile di 116, di quanti metri era? 116 metri quadrati, sì, e quindi significa che quando ti trovi un immobile all'asta in zona di prestigio, uno stabile di prestigio, a 240.000 euro, ecco che lì casca, tra virgolette, la persona che non ha esperienza. Viene attratta da 240.000, incomincia a fare i suoi ragionamenti, ovviamente non ha esperienza, e dice perché no, partecipiamo, caspita, un immobile che costa praticamente più di 350-360.000 euro, lo trovo a 240, andiamo, partecipiamo, e quindi attira tantissime persone. Quindi io che voglio comprare il credito in Viale Campagna, devo per prima cosa verificare queste cose, cioè l'immobile in zona di prestigio sì, presenta un prezzo basso sì, e l'immobile ha delle problematiche si inserite in perizia, no, in questo momento non le ha. Quindi possiamo valutare anche l'opportunità di acquistare un credito di questo tipo. È ovvio che ora detto qua così sembra facile, ve l'ho già fatta vedere l'operazione, però per selezionarle ti devi destreggiare tra le migliaia di annunci presenti nel sito ufficiale delle aste vendite pubbliche. Quindi il lavoro di ricerca è molto importante perché ogni volta ne devi aprire una, verificare che il prezzo sia basso, devi leggere la perizia, vedere che non abbia delle problematiche che possa scoraggiare i partecipanti e che il prezzo minimo sia competitivo. Quindi bisogna vedere anche queste cose. Io ho selezionato questo, stiamo parlando che questo immobile qui di 116 metri quadrati, una persona che vuole partecipare all'asta dice beh, più o meno potrebbe valere intorno ai 400.000 euro perché poi chiede la zona, il normale acquirente il prezzo lo sa perché li va a vedere con le agenzie immobiliari nel mercato libero, quindi lo sa il prezzo. Quando si affidano ai consulenti di aste e agli agenzie immobiliari che anche oggi iniziano a pubblicizzare anche loro questi immobili all'asta, incominciano a raccogliere le richieste, le agenzie incominciano a chiamare i partecipanti all'asta e dire guarda, c'è un immobile in via Campagna a 240.000, vieni che lo compriamo. Il consulente fa la stessa cosa, l'investitore fa la stessa cosa, si crea la folla e poi si crea quell'effetto droga, chiamiamolo così, che c'è alle aste quando per questioni di principio incomincia a fare dei rilanci senza senso. È inspiegabile questa situazione qua. Può essere interessante, quindi dipende dal prezzo base d'asta. Quindi sappiamo che è 240.000, ma la gente sa che in quella zona 400.000 è già un buon affare. Come vedete, quindi 320-240.000 euro il prezzo minimo a base d'asta, in questo caso l'investitore, dopo un più approfondito screening della perizia, cioè stato di occupazione, presenza, contratti opponibili, difformità, se c'è una difformità grave con 30.000 euro di spesa, è ovvio che è disincentivante per chi compra, perché poi si deve sostenere queste spese dopo l'aggiudicazione. Quindi avrebbe comunque un investitore di crediti, avrebbe immediatamente approfondito e avrebbe fatto comunque un contatto, una ricerca di contatto con il creditore per fargli poi una proposta. Sarebbe stato anche sufficiente, in questo caso, offrire una cifra di 240.000 euro, perché comunque sappiamo che l'immobile potrebbe essere poi aggiudicato intorno ai 400.000, 380, 370. Comunque l'asta sarà combattuta. Acquistare il credito quindi era possibile e attendere l'esito dell'asta è la migliore scelta. Se avessimo offerto anche solo il prezzo minimo base d'asta, qui vi svelo una malizia, sono in vena di malizie questa sera, tu potresti scrivermi da non esperto giustamente, sì ho capito Franco, ma se tu gli offri 240.000 euro alla banca, la banca ti può dire ma perché devo accettare la tua offerta? Tanto vedo se l'asta c'è gente magari guadagno di più.
È vero, è un ottimo ragionamento ed è giusto che tutti la pensino così, in maniera tale che ci siano meno concorrenti. Però devi sapere che quando un immobile va all'asta, la banca non è che può sapere se l'asta verrà aggiudicata o meno, in quanto fanno fare delle indagini approfondite, questo me l'ha rivelato poi l'avvocato che opera, l'avvocato Bonzi presentato a Live, che poi lei opera per BNL, quindi conosce bene come ragionano le banche. La banca non può sapere che quell'immobile verrà aggiudicato, perché potrebbe anche essere deserta l'asta, perché non sa se quella è l'incanto giusto o andrà deserta. E se andasse deserta, i 240.000 euro, che è il prezzo minimo, scenderebbero ancora. Adesso non sto a fare calcoli, però l'immobile verrebbe presentato magari a 170.000 euro la prossima volta. Quindi non sa se è il momento giusto. Quindi offrire anche il prezzo minimo base d'asta, se l'immobile vale quasi il doppio, è un'ottima strategia. Ora, prima di scoprire quanto abbiamo guadagnato con questo esempio, rispondo subito alla tua domanda, vabbè, te l'ho già fatta, perché la banca deve accettare la mia offerta. Ti ho già risposto, quindi ho anticipato la malizia. Conosco investitori che piuttosto non fanno azione se non sanno perché la controparte dovrebbe accettare e farci guadagnare. Quindi, insomma, io intanto dico, fatevi i vostri interessi, perché comunque non è che le banche sono proprio un sinonimo di legalità e correttezza. Quindi se per una volta si può guadagnare e speculare noi con una banca, non uccidiamo nessuno, quindi non stiamo speculando su un debitore, qui stiamo parlando con un creditore. Quindi non mi è mai interessato come ragiona una banca, però comunque, avendo da anni la convenzione con il legale più autorevole a Genova sui crediti in sofferenza, che è l'avvocato Monica Bonzi, molti di voi l'hanno conosciuta ai miei live, ho grazie a lei scoperto delle malizie che io, ovviamente, non essendo un addetto ai lavori, quindi non lavoro in banca, non avrei mai potuto sapere. Questa malizia viene, tra virgolette, regalata grazie ai suoi consigli. Le banche e chi gestisce per loro conto le cessioni di credito non hanno conoscenza del mercato immobiliare di ogni immobile da loro ipotecato. Se l'immobile ha una valutazione superiore di solito a 1 milione, 1 milione e mezzo di euro, magari mandano anche un perito per cercare un attimo di essere più sicuri su un'eventuale trattativa. Quindi non sanno a che incanto verrà aggiudicato l'asta. Tu lo sai perché hai fatto delle analisi, quindi io ti ho dato degli step, quindi tu sai quali ragionamenti fare. Ma loro non lo fanno. Per quanto ne puoi sapere, anche te, se sbagli i conti, puoi comprare un immobile come questo a 240.000 e poi va deserto, ok? C'è sempre la scappatoia, perché puoi chiedere l'aggiudicazione al giudice, quindi non perdi i tuoi soldi piuttosto che hai comprato un immobile a 240. Però questi ragionamenti tu li puoi fare. La banca, siccome avete visto quanti miliardi, non milioni, di crediti hanno in pancia, quindi significa che non possono mandare un perito e investire dei soldi per ogni operazione. Preferiscono cedere il pacchetto intero a altre società e levarsi il problema. Quindi loro non sanno, quindi questa è una malizia che ti sto regalando. Se tratterai con i creditori al più presto, sai benissimo che quando ti dicono vabbè, ma noi preferiamo aspettare l'esito dell'asta, tu gli dici sì, ho capito, ma guardate che questo immobile vale 100.000 euro in meno, vi sto facendo un regalo, è arrivato Babbo Natale qua. Vabbè, ovviamente non si può parlare in questo modo, però comunque puntate sul fatto dicendo guardate, io lo compro adesso o rinuncio. E allora in quel caso lì la banca dice vabbè, se andasse deserta io ci perdo, è vero che se ci fosse gente guadagnerei qualcosa, ma io non posso rischiare, visto il momento in cui ci troviamo, accetto. Poi dipende anche, ed è una malizia che se volete vi do anche dopo, dipende anche dal timing, cioè quando è che stai facendo l'offerta. Ora non so se va a dirvela o no, tanto fatemi sentire, la volete sapere sta malizia? Mi sto spingendo un po' troppo oggi, ragazzi. Vediamo un attimo se ci siete. Allora, dove siete? Eccoli qua. Fatemi un po' sentire, la volete sapere sta malizia? È già passata un'oretta, eh? Allora, vediamo un po' dove siete. Non vi vedo. Eccovi qua. Allora. Stasera questa dashboard, tanto prendo un po' di fiato. Ecco qua la dashboard. Ora vedo le vostre risposte. Un attimo che cerco di aprire la sezione chat. Ah, eccovi qua. Non vi ho perso. Perfetto. Svela, sì, vogliamo sentirla. Perfetto, eccovi qua, finalmente un po' di interazione. A me quello che piace dei seminari dal vivo è che
posso guardarvi negli occhi, stringervi la mano, interagire con voi, vedere se state dormendo, qualcuno ogni tanto dorme nelle pause pranzo, vedere se siete dubbiosi, titubanti, non avete capito, vedere l'entusiasmo o la demotivazione, insomma. Con il webinar ovviamente si riesce a parlare con tante persone, però io non vi vedo e quindi... Allora, ve la dico, dai. Sì, Francesco, anche per aggiustare i bilanci, anche quello, ma il timing, il tempo di intervento è fondamentale. Questa ve la dico, ma non è che me la sono inventata io e quindi intuisco, me l'hanno riferita. Ovviamente grazie alla bellezza di avere un team da sogno per un investitore immobiliare, questo, avere delle informazioni fresche, aggiornate dalla fonte, no? Quando vi parlo di aste vi dico le malizie di Stefano Mantelli, quando vi parlo di crediti in sofferenza vi dico le malizie del nostro avvocato Monica Bonzi. Mi ha detto praticamente, ovviamente lei opera per una banca, quindi può far testo solo per quella banca X, ma in generale mi ha detto che i momenti migliori in cui formulare le proposte di saldo e stralcio di credito immobiliare sono i primi 3-4 mesi dell'anno, perché riniziano ad avere il budget dal principio, ok? Quindi hanno di nuovo il budget e iniziano da zero praticamente, quindi devono mettere in cascina e fare numeri, devono fare numeri, questo mi ha detto, poi può essere non è vero, però questo è un fatto anche che si può comprendere, hanno un budget da rispecchiare, ok? È anche vero che l'operazione da sogno che vi farò vedere tra poco è stata conclusa. Mi sembra nel maggio, a maggio, e comunque era sempre i primi dell'anno, perché se poi hanno già raggiunto il budget, magari verso fine anno sono un po' più tirati. Quindi sapere anche che, ad esempio, chi vuole si prenota il corso online, uscirà proprio il 10 di gennaio, oppure affida a noi la selezione, la ricerca, a tutto il nostro team, compreso il nostro avvocato, quindi affidando a noi questo tipo di lavoro. State affidando l'incarico non solo a me ma a tutto il nostro team. Gennaio è un ottimo modo per iniziare perché il budget parte da zero. Poi il discorso dei bilanci, come diceva adesso un partecipante, è importante, però in generale è proprio la decisione di concedere sconti che fa parte del discorso di sanare questi bilanci. Molte banche stavano chiudendo, le hanno salvate, l'ha salvate lo Stato praticamente, perché stavano fallendo per tutti questi miliardi di crediti concessi e poi per altre maialate che hanno combinato, che vabbè, a noi non è dato sapere, ok? Quindi la bombetta è questa, la bombetta, che intanto è adesso poi leggevo la vostra domanda. Anche dopo l'asta deserta è importante, però ricordatevi che loro non sanno bene quanto vale l'immobile. La data dell'asta, Tiziana, è importante. Però dipende perché se l'asta è, per dire, fra un mese, anche a dicembre, ma l'immobile non è ancora al prezzo giusto e ancora deve fare dei ribassi questo immobile, è ovvio che per te è più interessante fare la trattativa quando l'immobile ha raggiunto una soglia tale di prezzo che sicuramente nell'asta successiva poi andrà giudicato e quindi tu puoi già guadagnare immediatamente, anche perché sono più predisposti a concederti uno sconto vicino al prezzo base d'asta, ma se il prezzo base d'asta è ancora lontano dal prezzo dal prezzo interessante, è ovvio che tu devi fare una proposta, ma loro ti dicono, vabbè, però il prezzo base d'asta è superiore, quindi devi giocare un po' in maniera speculativa, attendere il timing giusto. E poi il discorso del budget è importante perché hanno un budget ogni anno. E quindi a inizio anno, questo è quello che mi ha riferito, loro partono da zero. Poi è vero che anche a fine anno concedono delle accettazioni scandalose. Con questo non vuol dire che a fine anno non accettino, è un momento storico, quindi sono molto predisposti. Anche ieri è stata pubblicata da un nostro corsista un'operazione di saldo e stralcio con la DuBank. L'ha pubblicata nell'Academy Diamond, mi sembra che si chiami Gabriele, lo ringrazio che l'ha pubblicata, ha avuto 100.000 euro di sconto, così freschi freschi, ma gli ha offerto 20.000, cioè ha avuto 100.000 di sconto ma ha pagato 20.000 se non sbaglio il credito, poi se qualcuno vuole andare a vedere nel gruppo Diamond mi può confermare se sono stati 20.000, ha comprato un immobile a 20.000 euro. Comunque, se viene ovviamente se viene richiesta poi l'assegnazione diretta del bene, bisogna comunque avere la disponibilità del prezzo. Ci sono delle possibilità
mi ha detto l'avvocato che si possa anche evitare, però tendenzialmente bisognerebbe risostenere la somma che poi ti viene restituita. Però il discorso dell'assegnazione dell'immobile in questo momento di mercato, con le opportunità che ci sono, di poter calcolare bene il timing, cioè il punto di intervento, sarebbe sciocco comprarsi l'immobile quando puoi guadagnare direttamente senza andarti a chiedere l'istanza di assegnazione. Certo, se sbagli i conti sai che almeno non hai comprato spazzatura e questo credito lo trasformi in mattone e quindi psicologicamente sei tranquillo, dici vabbè, ho sbagliato i calcoli, perché ho sbagliato i calcoli, me lo sono comunque comprato a un prezzo che per me è stracciato. Poi lo puoi mettere in affitto, lo puoi vendere. Certo è vero che se lo hai selezionato in una via residenziale, hai fatto tutti i calcoli dei consigli che ti spiego io nel live o che ti spiegherò poi nel corso online che uscirà a gennaio, è matematico che l'obiettivo non è arrivare al paracadute, cioè chiedere l'assegnazione. Comunque, adesso non entro in merito dell'istanza di assegnazione, sennò diventa lunghissima. Calcolate che il seminario crediti è durato 2 giorni, abbiamo finito mi sembra la domenica sera verso le 19, quindi le cose sono tantissime. Io voglio farvi vedere in questo momento come si può ragionare per selezionare in centinaia di aste quali criteri adottare, che ragionamenti fare. Il mio è un metodo, poi può essere che un altro professionista abbia un altro metodo. Per me è ovvio, importante non darti solo informazioni, ma anche un metodo, altrimenti si può parlare per ore, poi si parla soltanto di aria, ecco. Quindi, se trovi e li troverai piano piano con un po' di allenamento, operazioni come Viale Campagna, offrire il prezzo minimo base d'asta è un'ottima strategia. Come avete scritto qua nella sezione commenti, ci sono altre strategie, non lo nego. Io vi sto dicendo quella che in questo momento, per come è il mercato dei crediti, con i creditori che sono veramente affamati, ma non lo dico io, lo dicono ormai tutti i giornali, andate su Sole 24 Ore online e scrivete crediti immobiliari, vi esce una sfilza di articoli su questo argomento e sul momento che è veramente redditizio. Quindi la banca non può sapere se andrà deserta, in realtà quando fai la proposta nemmeno te sai se ci saranno partecipanti, eh? Quindi è un gioco alla pari, solo che tu, se ti sei studiato un corso, hai partecipato a un seminario, sai già come devi fare il ragionamento. Non ha senso fare il kamikaze con questa tecnica, cioè non è che puoi andare lì, offro l'80% in meno del credito, ma se poi l'immobile non li vale, l'asta va deserta, eh? Quindi devi sapere sempre quando intervenire. Ragazzi, è come comprare un titolo di borsa, quando sai che magari ha sfondato una resistenza e sta per partire, è una goduria, però se non ci capisci niente di borsa, è ovvio che se magari la resistenza non la sfonda e praticamente tocca e poi ritorna verso il basso, verso il supporto, insomma diventa poi una cosa abbastanza deprimente. Ok? Tu ti basi su degli studi e analisi, non puoi fare l'ingenuo. Loro invece sono ciechi in questo momento sui immobili di un valore medio-basso. Per loro mezzo milione di euro è un valore medio-basso, abituati a cedere crediti miliardari, ok? Miliardi di euro, non milioni. Ah, ecco, una curiosità, non sappiamo a quanto è stata giudicata poi Viale Campagna. È andata deserta? Abbiamo dovuto fare, io dico abbiamo dovuto fare nel senso un altro incanto, oppure c'è stata battaglia? 240.000 euro sono stati sufficienti per avere una buona opportunità di business, oppure è stata giudicata magari a 243.000? Vediamo un attimo, lo prendiamo dalla pubblicazione ovviamente, potete verificarlo poi anche voi andando sul sito. La gara è chiusa, è stata giudicata a 450.000 euro. Ok? Queste non sono chiacchiere, sono dati di fatto. Quindi la cosa bella non è vedere che è stata giudicata a 450.000 euro, è avere individuato con i ragionamenti un immobile che poi si è trasformato in realtà, cioè è diventato poi un affare di credito in sofferenza. Potete anche allenarvi anche voi. Sapete quando ci si allena con la borsa per finta, dici beh compro il titolo a 10, vediamo fra una settimana se va a 14, se i miei ragionamenti erano giusti. Potete anche voi fare questi ragionamenti nella vostra zona di competenza, selezionare un immobile che andrà all'asta fra 45 giorni e poi dire ok, secondo me verrà giudicata questa cifra e ci sarà battaglia. E verificate voi stessi, dire beh quanto avrei guadagnato oppure se avrei dovuto aspettare l'asta successiva. È veramente una figata, soprattutto perché
questa attività non richiede lo stress di andare a prendere deleghe, prendere la firma dell'esecutato, andare a valutare poi l'immobile direttamente, devi valutare il mercato sottostante. È veramente da brividi. Io quando ne parlo, e anche in questo momento, provo adrenalina, perché è un'attività molto speculativa e dedicata a coloro che sono istruiti, ok? Non agli improvvisati. Perché puoi comprare anche un immobile, magari un monolocale in centro di Milano, e pagarlo 50.000 e magari ne valeva 35, e dice vabbè, al massimo lo metto in affitto. Ma qui non puoi avere un obiettivo speculativo di dire lo pago 240.000, perché se noi avessimo offerto 240.000 per Viale Campania, noi avremmo avuto una plusvalenza di 250.000 euro, se non sbaglio i conti, ok? Di 200.000 euro, ok? 210.000 euro. Tu dici, ma è un'operazione esagerata, è impossibile. Il momento è quello, il momento è storico, e ora ti faccio vedere l'operazione conclusa da Davide, ok, Passarini, mi ha dato l'autorizzazione di fare nome e cognome, e vedrai che cosa ha concluso. È un momento storico, ma non lo sto dicendo per marketing, è proprio un picco, non esistono queste situazioni. 2 anni fa non era così, quando hanno iniziato a concedere opportunità anche al singolo investitore. Okay, con gli stralci non si erano mai viste neanche queste operazioni. 100.000 euro l'operazione di Gabriele l'altro ieri, di sconto. Quindi chi lo vuole sfruttare si deve istruire, oppure delegare a dei professionisti che fanno il lavoro per lui. Sono due le situazioni. Oppure ignorare e pentirsene poi un domani, dire ah, ma guarda come sono stato un po' sciocchino. Quindi l'immobile è stato aggiudicato addirittura, ragazzi, sopra il prezzo di mercato, è stato quotato 400.000 euro, è stato aggiudicato a 450, aveva i requisiti, ha attirato un sacco di pesci, ok, o di polli, ha attirato tantissima gente. Ragazzi, Viale Campania 46 a 240.000, wow, che figata, lo vado a comprare io all'asta. Ma questo ragionamento l'hanno fatto i consulenti immobiliari, che loro hanno tutto gli interessi a portare gente che va a fare guerra tra di loro, perché se ne portano 5 che si sgomitano per i rilanci, chi se lo aggiudica gli paga poi la provvigione, è una provvigione del 3% su 450.000 euro, per il consulente stiamo parlando di oltre 12-13.000 euro di provvigione. Gli agenti immobiliari hanno portato gente in Viale Campania perché la provvigione è elevatissima. Quindi se un investitore di crediti conosce come ragiona il mercato libero, il mercato sottostante, i consulenti immobiliari, gli agenti immobiliari, inizia a comprare un credito che, una volta che lo ha comprato, non vede l'ora di andare lì come curioso, fermo restando che si può partecipare all'asta anche come creditore e far rialzare il prezzo, però questo non è fonte di questo seminario, te lo insegno poi questa strategia qui nel nuovissimo corso online che preparerò per te da qua a fine anno, e sarà disponibile il 10 di gennaio, e lì altro che segreti, cioè esageriamo. Il discorso è che tu sapere che questi immobili in vie particolari danno questi riscontri è come se te ogni volta li trovi, non so se a qualcuno di voi è mai capitato di andare a un'asta perché ha tirato dal prezzo e si è fatto anche dei ragionamenti e poi alla fine ha visto che c'era il pienone, non so se vi è mai capitato. A me è capitato tanti anni fa, quando a Genova il mercato era fortissimo, non come adesso che le aste praticamente stiamo cercando di prendere persone da fuori Genova per fargli comprare questi immobili qua che sono a prezzi regalati. Ma anni fa andavamo noi, eravamo ingenui anche noi, i primi tentativi, non riuscivi neanche a vedere il delegato, era pieno. E dici, ma dove sbagliamo? Ma come mai? Poi ti demoralizzi, ti fai tutti i programmi, dai l'assegno circolare, non te ne puoi andare via prima perché devi aspettare che venga giudicata e poi fare la coda per ritirarti anche gli assegni. Sapere questo svantaggio dell'asta ti permette di arricchirti con il credito in questo momento, soprattutto se dall'altra parte c'è una situazione disperata che si può sfruttare senza avere dei problemi di etica, perché comunque guadagnare da una banca che è già disposta a concedere l'80% di sconto saranno un po' cavoli loro, capisci? Ok? E quando tu diventi poi creditore di una persona che sta per perdere la casa, ok? Tu cosa fai? Fai anche una cosa nobile e professionale. Quando gli comunichi che sei diventato il nuovo creditore, tu
lo sai che sicuramente hai comprato un credito magari di 400.000 a 200.000, ma se il tuo credito non è stato soddisfatto dalla vendita all'asta, tu potresti addirittura chiedere la rimanenza all'esecutato. E invece tu gli vai a portare una buona notizia dicendo: guardi, io sono diventato adesso il creditore, ma io non sono una banca. Quindi questa è la mia dichiarazione che non voglio più niente da lei, se ne stia tranquillo. Quindi puoi farla diventare un'attività anche etica, cosa che magari l'asta non è proprio così, perché l'asta viene vista un po' come comprare un immobile e poi mandare via la famiglia. Ok? Prezzo minimo 240.000, ha attirato tanta gente. La tua abilità non è quella di dire: cavolo, l'hanno aggiudicato a 450, sono stato bravo. No, la tua abilità è andare a selezionare, magari ce ne saranno 10, ma 10 immobili che ne escono al mese nella tua città di investimento, e però sono mischiati tra 1500 annunci. Devi cominciare a fare quello, aprire le perizie, ragionare, eccetera. Quando trovi il colpo giusto, ragazzi, bastano 3 operazioni di questo tipo per far venire il capogiro alle persone, eh? Ok? Soprattutto per uno che magari è abituato sul conto corrente a mettersi da parte, ok, ogni anno magari 10.000 euro. Cioè mettersi da parte, non guadagnare, perché un conto è guadagnare, un conto è mettersi da parte i soldi, che sono due cose diverse. E vi gira la testa, ok? Questa è un'operazione di acquisto di credito che ha un senso per ragionamento. Via prestigiosa, immobile appetibile, una città importante, non una zona di Milano ultrapopolare dove si sparano ogni sera, o dove un immobile comunque lo trovi anche a 60.000 euro. Non ha senso comprare il credito su immobili che hanno un valore di 60.000. Può andare bene un saldo e stralcio che poi lo ristrutturi, lo rimodernizzi, eccetera, ma non avrà mai una aggiudicazione di asta a 200.000 euro in più, ok? Non la fanno arrivare a quella cifra lì, la comprano prima se vale di più. Ok, abbiamo qui una plusvalenza potenziale di 200.000 euro, quindi hai investito 240.000 in questa operazione. Sono importanti, per carità, non tutti ce l'hanno, ma avete visto che si mettono anche 4-5 investitori su questa operazione, e poi raddoppiare il capitale. Stiamo parlando di cifre lorde, perché comunque comprare un credito ha dei costi, no? C'è il costo del legale, il costo del notaio, c'ha dei costi che sono elevati. Ma anche comprare un immobile come seconda casa ha dei costi elevati, cioè non ti credere, sono più o meno simili. Però salti la concorrenza dell'asta e guadagni grazie all'immobile che ha tutti i requisiti ricercati dagli investitori. Fino a qualche anno fa era impossibile accedere a queste operazioni, e tra poco per me vuol dire anche 2 anni, per un investitore 2 anni sono pochi. Se pensi che magari te non hai concluso niente fino adesso, 2 anni sono pochi, cioè bisogna darsi una regolata. Oggi, per via del momento di difficoltà che stanno attraversando le banche, è possibile, forse, per la prima e unica volta guadagnare noi sulle difficoltà di istituti di credito e non viceversa. Che quando gli diamo i nostri soldi in deposito ci chiedono anche l'interesse negativo fra un po'. Ora, qualche partecipante potrà pensare che è impossibile guadagnare 200.000 euro con i crediti immobiliari. Io non voglio fare un webinar quello lì della che ti dice la dieta miracolosa, dimagrisci e perdi 100 kg mangiando cioccolata. Però queste sono operazioni che io adesso vi faccio vedere. La normalità di un investitore è quello che quando investi con le aste ti devi aspettare almeno un 30% di guadagno, ok? Quando investi con il saldo e stralcio ti devi aspettare almeno un 40% di guadagno. Quando investi con i crediti devi aspettare almeno, visto che non tutti lo sanno fare, il 50% di guadagno. Quindi significa che se noi avessimo investito 200.000 euro su Viale Campania, ok, ci dovevamo aspettare magari 100.000 euro di plusvalenza, se non vado a fare i calcoli, ok? Tu dici: ma Franco, sei esagerato. No, perché su 100.000 euro ci paghi le tasse, ok? Poi nel corso online che vi consegnerò a gennaio ci sarà anche il reparto fiscale, dove vi parlo di tassazione dei crediti immobiliari, la situazione eventualmente se uno solo in testa oppure se è solo una speculazione finanziaria. Tutto grazie al mio team che mi ha praticamente dato in questi anni il supporto a 360 gradi. Nel prossimo modulo, comunque vi voglio dire, quindi in questo caso Viale Campania col prezzo base d'asta avrebbe portato non 100.000, avrebbe portato 200.000 euro. Io dico che queste sono operazioni un po' straordinarie, va bene, ma ti devi sempre mettere come obiettivo che devi guadagnare almeno il 50%,
ok? Perché ci sono le spese iniziali, i costi del legale, che è fondamentale, e poi c'è la plusvalenza. Poi ti dicono, ah, ma io non voglio pagare le tasse. Vabbè, allora non guadagnare niente, vedi che non paghi niente. Ok? Le tasse in Italia ci sono, quindi bisogna pagarle. Anche se sono con i crediti immobiliari, poi ve lo spiegherò nel corso, o comunque chi ha fatto il seminario live sa già come funziona, c'è una tassazione molto onesta. Ok? Nel prossimo modulo vedremo che è fattibile e analizzeremo una vera operazione da poco conclusa con successo dal nostro corsista Davide Passarini. Si è collegato, ti ringrazio tantissimo, mi hai anche promesso poi che farai una diretta con me via Skype per parlare meglio della tua operazione. Dovevi venire al live ma hai avuto un problema di salute, quindi mi auguro che tu stia bene in questo momento e non sei potuto venire, però ci hai dato veramente una concessione di esibire questa operazione, cosa che io rimprovero sempre ai miei cari corsisti che quando concludono un'operazione a volte non mi dicono manco grazie, ma io non è che voglio un grazie, perché voglio sapere che dice ok, ho cambiato la situazione finanziaria a una famiglia. E insomma ragazzi, non si fa solo per soldi, cioè, è anche passione, è una questione anche di sfida con se stessi. Insegni e migliori la vita delle persone o insegni di far pagare e poi la gente non fa niente? Ok? Quindi Davide mi ha dato la possibilità non solo di saperlo a me, ma di dare la sua testimonianza col documento ufficiale in maniera tale che vi fa capire che questo momento è un momento veramente strano e raro, mai visto in 25 anni di carriera. Davide, tra l'altro, ha partecipato al live Credit Immobiliare, non quello di settembre scorso, ma quello di marzo 2019. E ragazzi, ha pagato un buon ticket per venire al live Credit. Poi vedete come si è ripagato il corso. Tra l'altro, Davide ha come avvocato, quel giorno ha fatto l'upgrade con l'avvocato Monica Bonzi, che è stata presentata come relatrice a Genova, ed è il mio avvocato, e ha aderito al pacchetto stralci, in quel caso, con l'avvocato. Quindi guardate un attimo cosa ha combinato sto ragazzo qua, guardate un attimo, ok? Tanto ogni tanto mi ricollego nella sezione domande, perché io parlo, ma poi magari mi cade la linea e ci faccio una figuraccia, parlo da solo. Ci siete ragazzuoli, sì? Dove siete? Domande, eccoli qua. Dove siete? Vai, ci sono, ci siamo, ok? Ok, bene, ci siamo ragazzi, benissimo. Ok, andiamo avanti, vediamo un po' l'operazione di Davide. Chi ha partecipato al live sa già che cosa andiamo a vedere, però fa sempre piacere rivederla. Guarda, io me la sono ristudiata veramente. E magari ci sono altri che l'hanno già conclusa e si stanno facendo un po' i fatti loro. Io so già che molti corsisti di Catania, ok, stanno concludendo tante operazioni su Catania, ok, e non le hanno mai pubblicate. Ragazzi, potete anche pubblicarle, cancellate un po' per privacy qualche dato, e questo crea nel nostro gruppo, perché il gruppo Academy Diamond è composto da 1400 persone e da dopodomani sarà composto da circa 500, perché verranno rimosse tutte le persone che hanno ignorato questo webinar, ok, e che non interagiscono mai con noi, e faremo un po' di pulizia, visto che deve essere un gruppo più piccolo e più che condivida di più le cose. Quindi anche gli amici di Catania, che so tramite Burgio Pino, che è il mio socio storico, sta concludendo grandi operazioni, condividetele in questo gruppo, ok? Non mi volete ringraziare, non mi ringraziate, però condividetele nel gruppo Facebook Academy Diamond, perché questo in un gruppo è fondamentale e crea voglia di farlo. Dice, beh, comunque lo ha fatto Davide, è un impiegato, ha guadagnato praticamente 10 anni di stipendio, ha fatto un corso sui crediti immobiliari, magari avrà fatto anche altre cose, e guardate cosa ha combinato. Questo crea adrenalina, crea voglia, desiderio. Perché dobbiamo sempre andare a credere agli esempi negativi e ai bastian contrari? Guardiamo anche quelli positivi, ok? Ci dobbiamo nutrire la mente di cose positive, ovviamente reali. Allora infatti la vediamo l'operazione. Vediamo l'operazione di Passarini, dai. Selezionato un immobile su Roma. Ah, ma Franco, su Roma non si fanno affari, Franco, su Roma c'è la mafia, Franco, è impossibile fare business a Roma. Eccovi accontentati.
Allora, non conosco Roma, eh. Comunque, questa è la zona, Largo Federico del Pino, non ho la minima idea di dove sia, ok? Allora, lotto unico, negozio, tra l'altro un locale commerciale, ragazzi, sono tosti da valutare i locali commerciali, eh. Ah, ecco, una cosa che voglio anticipare per chi sta aspettando poi che gli venga consegnato il link del questionario per far domande e candidarsi ad incaricare il sottoscritto di trovare con tutto il mio team, avvocati, eccetera, operazioni nella vostra città senza che voi muoviate un dito, non tratto locali commerciali, ok? Ve li posso trovare solo su residenziale. Ok, non tratto locali commerciali fuori città di Genova, perché sono un casino, mentre negli immobili riesco a fare bene il mio lavoro. Comunque lui è stato veramente bravo, da 10 e lode. Laboratorio ubicato in Roma, Largo Delfino 16, piano S1, con accesso attraverso il cancello in ferro e rampa carrabile esterna di proprietà esclusiva che costeggia il locale per tutta la lunghezza. È composto da un unico grande ambiente, comunque 890 metri di superficie. Come vedete, comunque il credito immobiliare deve avere valutazioni importanti. Immobili che valgono poco, quattro spiccioli, non avete margine. Le spese sono elevate per entrare in affari e quindi non potete comprare immobili a 10-15 mila euro. Cioè, nel senso, per carità, se un immobile vale 200 mila euro e te lo danno a 10 mila come credito, sei stato bravissimo, chapeau. Però poi almeno tu hai un guadagno, perché se invece vale 20.000, tu dici, ma ho guadagnato il doppio, ho messo 10, ho guadagnato 10. No, non hai guadagnato 10, perché 10 sono i costi, avvocato, spese, tutto, tasse, quindi non vale la pena, ok? Quindi deve esserci margine, margine. Se non hai tanto capitale, prendi altre persone, il tuo socio, tuo cognato, tua sorella, un tuo socio, un tuo collega, che magari ha 200.000 euro messi in banca allo 0%, glielo dici, guarda, qua c'è business. Condividete, un credito si può comprare come un immobile in due persone, quindi il credito è del signor X, Y, Z anche in quattro, puoi fare anche una società e comprarlo in 10, ok? Quindi trova dove c'è margine, ok? Comunque per farla breve ragazzi, è 400 metri, poi ve lo rileggete con la replay. Comunque c'è anche una superficie coperta di ufficio di 87 metri, sono partiti da 672 mila euro e sono partiti il 28 novembre 2018. Calcolate che Davide ha fatto il corso a marzo 2019, cioè quindi quando Davide ancora ignorava che esistesse questa opportunità, questi già stavano andando all'asta. Per quello dovete sempre vedere anche il timing di intervento e quanto vale un immobile, perché se noi avessimo acquistato il credito a questa cifra qua, anche al prezzo minimo base d'asta, avremmo comunque perso soldi, perché non li valeva. L'asta poi è stata giudicata verso maggio 2019, quindi il timing è tutto. Allora, guardate un attimo, poi è scesa 537, ok? 537.600. Deserta, vedi? Deserta. Prossima vendita, 24 maggio 2019, quindi a 537 non c'era nessuno. È andata deserta, quindi il timing è tutto bello quello che vi ho fatto vedere in Viale Campagna, però Viale Campagna, tra l'altro, è stata giudicata al primo incanto. Anche lì bisogna sapere il timing, quando intervengo, è già pronta al primo incanto, benissimo, vado subito. Oppure, se Viale Campagna era a 800.000, cosa faccio? Faccio un'offerta a 800.000? No, devo aspettare che arrivi a una cifra dove le persone si fanno a sgomitate. Guadagniamo dall'asta, ok? Davide ha instaurato un rapporto privilegiato con il creditore Italfondiario, ok? Italfondiario. Si consulta con il suo avvocato, gestisce i rapporti con i mediatori per comprendere quanto vale sto benedetto locale commerciale. La prossima asta è il 24 maggio 2019. Davide sa che se la precedente asta è andata deserta a 537.600, ok? La prossima asta avrà il prezzo di 430. Qua ho sbagliato. Italfondiario ha un credito di 320.000 euro, ok ragazzi? Cioè Italfondiario poteva anche sperare di prendere tutto quello che gli spettava, ok? Perché l'asta era anche a un prezzo superiore. Questo vi fa capire comunque che i consigli che do io nei corsi non sono consigli buttati a caso.
Io ho sempre detto che il momento è storico, provate e fregatevene, perché è una telefonata, nessuno vi piglia schiaffi, cioè se a un privato gli offri 300.000 euro in meno, quello ti piglia bastonate. Se a un creditore che comunque gestisce magari 3 miliardi di budget, non gliene può fregare di meno, ti dice non siamo disponibili, caro signore, chiude il telefono. Quindi io ho sempre detto provaci. Guardate cosa ha combinato sto ragazzo qua. Formula una proposta per sondare il terreno, quindi prima sonda il terreno, dici se non accettano al massimo faccio tempo a fare un'offerta superiore, ma intanto ci provo. Il momento è storico, me lo stai dicendo, Franco, quindi ci provo. Ecco qua, questo è il documento che mi ha concesso Davide, lo ringrazio, ho criptato qualcosa perché ho lasciato solo il suo cognome. Qua in sopra vedete Gentile, ma non sono io, ma è Gentile Davide Passarini, ok? Quindi non l'abbiamo fatta insieme. Oggetto, 20 maggio, ok ragazzi, segnatevi la data, il 20 maggio ha comprato il credito. Acquisto, crediti, avendo oggetto, procedura, vabbè, ci interessa poco. Premesso che Italfondiario SPA è titolare di un credito in forza di contratto di mutuo, vado veloce, va bene. La suddetta creditrice ha affidato la cartolarizzazione dei crediti a Italfondiario. Vedi, il creditore X, di solito BNL, ha affidato la cartolarizzazione dei crediti a Italfondiario, nominandola procuratore con atto 10 luglio 2016, a rogito notaio. Non essendosi adempiuto al pagamento del dovuto, veniva ritualmente notificato atto di precetto e successivamente pignoramento. Quindi, vabbè, qui vi spiega un po' la storia del credito. Pertanto veniva incardinata presso il Tribunale di Roma la procedura. Il credito di Italfondiario oggi è di 320.000 euro. Il signor Davide Passarini, e qui lo ringrazio di nuovo perché mi ha permesso di fare il suo nome, il cognome, vi assicuro che molti non hanno intenzione di far sapere queste cose, quindi grazie. Dopo aver effettuato una valutazione di tutta la posizione sostanziale, acquistare prosoluto, come vedete, non prosolvendo, il credito, ok? Quindi fa la proposta, questa è la storia dell'operazione. Il signor Passarini, per il tramite del suo procuratore, quindi ha messo l'avvocato, ragazzi, si compra con l'avvocato, corrisponderà a Italfondiario il prezzo di 70.000 euro. Mediante bonifico alle seguenti condizioni, IBAN eccetera. 70.000 euro su 320.000, ok? 70.000 euro su 320.000 di credito. Questo vi fa capire il momento che c'è. Ovvio che lui ha sparato, probabilmente avrebbe fatto un rilancio, perché sapeva quanto valeva poi più o meno l'immobile. Fate sempre il vostro gioco, questo è il consiglio che vi dovete portare a casa questa sera. È un momento storico, non lo sto dicendo per dirlo, molti dicono è un buon momento, è un momento storico. Anni fa era un momento storico per le cessioni del preliminare, 5 anni fa, 4 anni fa, e lo è anche adesso per gli stralci immobiliari, ora è momento del credito. Ok? Ovviamente le cose non sono finite, perché Davide ha offerto 70.000, ma se l'immobile poi valeva 80.000, qui andiamo poi a perdere soldi, no? Però tanto guardate un attimo che sconto che ha concesso. Voi guardate sempre le percentuali, sui quotidiani online lo scrivono, stanno concedendo crediti per sconti dell'80%, questo corrisponde. Se vorrai sfruttare anche te questo momento storico, non puoi certo fare il kamikaze. Ora vediamo la plusvalenza. Non conta solo offrire cifre vergognose al creditore, occorre sapere l'asta che cifra diventerà appetibile, quanto vale l'immobile nel mercato libero, se no fai il kamikaze. I conti si fanno prima di fare l'offerta. Se vuoi coinvolgere un socio finanziatore, un tuo parente, un collega, eccetera, ti vede che tremi, che dici, boh, proviamo, speriamo. No, devi essere sicuro, gli fai vedere i conti, ti crei un bel lavoro. Nel corso online che vi consegnerò poi a gennaio. Ragazzi, questo è rivoluzionario, è un corso che mi dà tempo di fare più cose, perché il seminario dura solo 2 giorni. Vi faccio lavorare, vi faccio creare dei programmi, per scrivere filo per segno tutto dell'operazione. Se vuoi coinvolgere un socio esterno, devi fargli vedere i tuoi studi, i tuoi ragionamenti. E in base ai miei ragionamenti, Viale Campagna si aggiudicherà, secondo me, intorno ai 300.000, 350. E il prezzo minimo che voglio comprare è 240. Senti, abbiamo potenzialmente un business da 60-70.000 euro, 80.000. Ti va bene? Vuoi valutarlo con noi? È ovvio che devi ragionare in maniera pessimistica, non puoi pensare sempre che vada poi aggiudicato a 450.
però gli fai vedere i tuoi ragionamenti. Allora prendi anche soci finanziatori. Come mai quando ci sono le dirette di formatori che fanno vedere le opportunità di business, diamo dei soldi a dei perfetti estranei, no? Perché ci fanno vedere delle operazioni, ok? Quindi ci fidiamo di estranei. Figuratevi se voi non riuscite a convincere un vostro parente, collega, socio, e ma non rovinargli la vita. Cioè dovete fare dei ragionamenti. Quindi segui bene il webinar fino alla fine, perché tra poco poi ti darò la possibilità anche di scegliere tra due metodi di accesso a questo business. Te li anticipo, ci sarà il nuovo corso per guadagnare con i crediti, dove per la prima volta in Italia non esiste. Tu scrivi corso crediti immobiliari online, non c'è nessuno, ok? È la prima volta che un formatore si spinge a questo livello, perché comunque richiede molto impegno nel trasferire il metodo, nel permettere di creare bene questo business studiando te. Oppure, se invece non hai tempo, non hai voglia, non puoi studiare, non ce la fai, sei impegnato, no, sei completamente stressato in questo momento, puoi valutare anche di candidarti perché questo lavoraccio lo faccia io al tuo posto a 360 gradi con il mio team. Però alla fine della fiera l'asta di Davide è stata giudicata o andata deserta? Chi ha partecipato a Live Credit lo sa già, no? Siete curiosi quindi di sapere la sua plusvalenza? Ricordiamoci che ha pagato 70.000 il credito, 70.000, gliel'hanno accettato subito. Pensate se avesse offerto invece un pochino di più, magari 130, 140, che vi anticipo già avrebbe già comunque guadagnato. Avrebbe buttato 70.000 euro offrendo 140. E non avrebbe mai saputo se avessero poi accettato a meno. È vero che non sai cosa hai perso, però facendo un'offerta ridicola, lui sapeva che poteva avere un rilancio. Se offrite già il doppio non va bene. Il 24 maggio 2019, a due mesi di distanza dal live credit al quale ha partecipato, era seduto in ultima fila. Tra l'altro, se avete partecipato al live di marzo, era un mega live credit in sofferenza, cioè aste, stralci e crediti immobiliari. Eravamo più o meno una cinquantina, quindi molti di voi possono ricordarsi, guardatevi a vedere la foto ricordo, Davide che era seduto in ultima fila, tra l'altro, quindi molto timido, molto riservato. A distanza poi comunque di 4 giorni dall'accettazione della sua offerta si è tenuta l'asta. Davide insieme al suo legale e al mediatore che gli ha stimato l'immobile era quasi certo di vedere l'asta ancora deserta, quindi si aspettava che valesse più o meno un 80.000 euro in meno, okay? Anche 100 forse. Erano partiti da 800.000, ricordatevi, 800.000. Guardate, 8.40 è partito questo appartamento qui, su questo locale. Quindi per quello vi dico il timing è fondamentale. Se lo compravi a 800.000, cioè, ti sparavi nella testa. L'immobile 24 maggio è stato invece aggiudicato alla cifra di, facciamo il rullo di tamburi ma non ce l'ho, eccolo qua, guardate in basso a sinistra, 322.600 euro. Ok? Questo è un documento ufficiale, preso dal tribunale, cioè non è che me lo sono andato a recuperare, quindi c'è tutto, eccetera. 322.600, ok. Davide ha un credito di 320.000, pagato 70. Cioè se Ital Fondiario non avesse incontrato Davide, avrebbe preso tutto quello che gli spettava, ok? Ma loro non lo potevano sapere, non potevano sapere fino a che prezzo sarebbe sceso. Avevano un forte desiderio di rientrare. Poi vi dovrei dire anche un'altra malizia, ma questo ve la dico nel corso online che uscirà poi il 10 di gennaio, questa è una bomba, e vi dico anche un'altra motivazione, unita già a quella che vi ho regalato, perché una banca preferisce accettare piuttosto anche qualcosina meno, piuttosto che attendere l'asta, e questa ve la svelo veramente dopo, perché l'ho già svelata anche in parte al live credit, qua siamo in questo momento collegati, vediamo un po' a quest'ora, sono 168 persone collegati, quindi magari c'è dentro qualche concorrente. Ve la spiego dopo, c'è un'altra malizia. Comunque vi faccio capire, con questa malizia finale che poi vi lascerò al corso crediti, capirete veramente perché il momento è d'oro. Ragazzi, questa è un'operazione che ci ha consegnato Davide, lo ringrazio, perché io quando l'ho sentita tramite Burgio Pino, che tra l'altro lo stava anche seguendo con un altro percorso,
Io ho detto non ci credo, voglio vedere, voglio vedere. E ragazzi è stata giudicata questa cifra. Quindi grazie, 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 grazie. È per questo che si investe veramente con i crediti immobiliari in questo momento. Allora, visto tutto questo popò di, insomma, di operazione, e come si può arrivare a questo business, attenzione, non lo voglio fare più facile di quello che possa sembrare, eh. Un saldo e stralcio è complesso se non lo conosci, un credito è complesso se non lo conosci, guadagnare con un'asta, ragazzi, è molto più difficile di quello che uno si pensa, ok? Devi conoscere le regole, può sembrare facile, ma un'asta puoi anche comprare un immobile che poi non è liberabile oppure viene distrutto, ci sono tantissime situazioni. Quindi ogni nicchia richiede preparazione e conoscenza. Poi non si capisce come mai quello diventa ricco e l'altro dice ma com'è possibile che hai fatto i soldi con gli immobili, eccetera. E beh, si sono fatti il mazzo, hanno studiato ore e ore, notte, giorno dopo giorno. Questo webinar, ragazzi, stasera è gratuito per voi, non guadagni un euro, che potevo benissimo metterlo in vendita. Con un po' di marketing in più veniva venduto magari diviso in 3 giornate, dura 3 ore, 1 ora l'una, 3 giornate, 100 euro, 300 euro, ok? Lo hanno preso praticamente quasi in 500, molti si prenderanno la replay e insomma il fatturato era quello. Io lo faccio anche per passione, quindi anche avere un investimento sui crediti deve anche appassionarvi, studiare, fare le cose. Poi se uno non ha tempo ed è solo una cosa speculativa, vuole solo guadagnare, può affidare a professionisti l'incarico, quello lì è un altro discorso. Allora, come iniziamo? Andiamo al dunque, ragazzi, e poi ci avviamo piano piano verso la conclusione del webinar e vi consegno poi tutte le informazioni per ricevere gli omaggi e anche il questionario. Allora, questi sono gli step, questo è un altro regalo, ragazzi, vi sto dando la procedura, Gli step sono questi, poi ve li riguardate nelle slide allegate all'omaggio. Allora, cosa devi fare per guadagnare? Seleziona una zona di investimento vicino a casa tua. Se abiti nel cucuzzolo della montagna non puoi fare business. Devi scendere giù nel tribunale di competenza. Tanto la selezione si fa tranquillamente online. Non puoi prenderti un tribunale magari di provincia dove ci sono 4 immobili. Ci devono essere immobili all'asta. Con questo non significa che se ce ne pochi non puoi fare business. In una zona di residenziale, in una zona di prestigio, se ce ne sono pochi, la concorrenza è agguerrita, viene aggiudicata al primo incanto, quindi il poco non significa che sia una cosa negativa. Poche aste in una zona di pregio, ok? Vuol dire che all'asta si ammazzano. Prova a pensare, non so, un immobile a Sirmione o Limone sul Garda o adesso come posso dire, la Riviera Ligure, Alassio. Magari ce ne sono 2 in croce, prova a prenderti il credito di un immobile all'asta in una zona di Alassio che magari ce n'è uno ogni tanto e poi vediamo all'asta cosa succede, poi vediamo. Quindi non vuol dire, però ovvio che la zona di investimento deve essere interessante, deve presentare delle opportunità. Come dico che per la cessione del preliminare l'ideale è la zona popolare e anche residenziale, per il credito immobiliare, per il credito, non per gli stracci, non mi confondete, la zona ideale deve essere residenziale e più di lusso è, meglio è, perché c'è margine. È vero che se costa troppo magari non hai il budget, però ricordati che Davide ha preso un immobile del valore di 322.000 euro di aggiudicazione a 70.000. Quindi si possono... Ragazzi, è saltata la connessione. Allora, vediamo un po' se mi sentite. Ripristinato l'audio, ora mi risentite, vero? Ok. Mi risentite ragazzi? Perfetto, perfetto, perfetto. Allora ragazzi, quindi selezionate una zona di investimento, la prima cosa da fare è conoscere il mercato sottostante di riferimento. Se prenoterete il corso nuovo online, quello sui crediti immobiliari 2020, consegnato non a caso il 10 gennaio perché lo faccio coincidere con il miglior momento dell'anno perché i creditori sono di nuovo in budget e quindi sono a zero budget, quindi devono lavorare, quindi ve lo consegno per quello a gennaio, perché consegnarvelo a Natale vi distrae soltanto e non studiate poi a Natale. Comunque nel quel corso lì vi farò lavorare tantissimo sul mercato sottostante, è lì il segreto è lì, perché poi comprare un credito di per sé, quando hai l'avvocato Monica Bonzi ad esempio dice comprami il credito, sai già fare tutto,
diventa la vostra procuratrice, sa già fare tutto, non dovete essere degli avvocati, dovete però essere una persona che dice compro il credito a quella cifra e so già che andrà a quella cifra, come un titolo di borsa, se sei un manico in borsa dici lo compro a 10 e so già che probabilmente, ovvio che in borsa poi ci sono un sacco di situazioni anche contingenti come magari delle notizie brutte improvvise, però arriverà probabilmente a 15, quindi so il mio mestiere. Occorre suddividere le città in quartieri, selezionare quelli più ricercati, scartare quelli popolari o ultrapopolari che hanno un prezzo di aggiudicazione basso, che non sono compatibili con questo business. Non si può diventare ricchi con i crediti in un momento storico guadagnando 6.000 euro puliti a operazione. E quante ne vuoi concludere di questo tipo? Le aste sono deserte su immobili di quel tipo o vengono aggiudicati a prezzaccio perché ce ne sono tante, la gente può scegliere, ma quando tu scegli un quartiere della città residenziale, io posso immaginare la città come Roma, presenta delle opportunità, ok, che sono da paura. È ovvio che magari se il budget per te è esagerato, il creditore vuole troppo, anche se magari è poco rispetto al valore dell'immobile, ti puoi alleare con qualche altro partner, con qualche altro socio, lo puoi trovare anche nel nostro gruppo crediti immobiliari, se prenoterai poi il corso entrerai anche in questo gruppo, puoi condividere, sapendo che siete cresciuti tutti dallo stesso papà, puoi sapere che chi ha studiato e ha selezionato può condividere operazioni, ok? Sennò altrimenti, se ignori le informazioni e oppure non ti fai seguire da nessuno che le fa per te, sei costretto a dare delle quote a delle società che si tengono praticamente il 90% del guadagno e ti danno una quota giusto perché gli hai prestato 10.000 euro, ok? Questo non significa arricchirsi, significa magari mettere al lavoro dei soldini per avere una buona rendita, ma non è che per tutta la vita avrai questo rendimento qui. Si guadagna spudoratamente quando si accumula, si raddoppia il capitale. Una volta individuati i quartieri, passiamo allo step successivo. Aste aggiudicate o deserte, è un lavoro di studio. Ok, ho selezionato la zona, vediamo un po' come si comportano queste vie qua che ho individuato. Le aste vanno deserte, a che cifra sono state aggiudicate? Vogliamo fare anche una scommessa, anche nel corso che vi farò prenotare tra poco, ci saranno molte scommesse per allenarvi. Ok, individuiamo un'asta che andrà da qui a fine gennaio all'asta. Secondo te quella giusta in base agli studi che hai fatto? Ok, facciamo finta, quanto l'avresti comprata? L'avrei comprata a questa cifra. È stata giudicata poi realmente a quella cifra lì? Avresti guadagnato o avresti perso soldi? Qui si può fare la prova del 9 con le altre nicchie, no? Ed è molto importante. E abbiamo tutto a disposizione su internet, perché nel portale delle aste molte informazioni ci sono. Il primo modo per guadagnare è attendere quindi l'esito dell'asta. Più sale l'asta, più soldi guadagni. Occorre quindi analizzare centinaia di immobili andati all'asta in precedenza e sapere a che incanto sono stati giudicati e a che prezzo. E a che prezzo sono stati giudicati in quella via rispetto al prezzo di mercato? Cioè l'asta in quella via lì storicamente ha permesso addirittura di superare il prezzo di mercato oppure si assesta sotto un 30%? Gli investitori stanno concludendo veramente affari oppure non gliene frega niente, basta che comprano in quella via? Sono ragionamenti da fare. Tu mi dirai, Franco, ma ci vuole tanto tempo. Ho capito, ma per guadagnare 250.000 euro penso che ci voglia altrettanto tempo anche lavorando. No? Non sei d'accordo? Dopo aver creato un report approfondito, siamo in grado di poter selezionare immobili adatti al nostro business e sapere quanto offrire al creditore. Ragazzi, ci vuole ordine, ci vogliono delle schede, un ordine, sapere cosa devi fare per ogni tipo di immobile, come scartarlo, come selezionarlo. È per questo che l'ho voluto creare online il corso, perché ho notato che purtroppo un seminario dal vivo per poter insegnare tutte queste strategie extra, vuol dire che non vuol dire che il seminario non va bene, eh? Passerini ci ha costruito il suo business con quell'operazione, sto dicendo che per poter dare anche delle pianificazioni su come lavorare per singolo immobile, come destreggiarci tra mille annunci, occorre più tempo. È un corso online mediamente ti dura un mese, mentre un seminario ti dura 2 giorni. È quello il discorso. A volte magari puoi avere un po' di mal di testa, puoi essere un po' stanco del viaggio. Quindi per quello mi sono obbligato. Ragazzi, non ho molto tempo a disposizione, voi lo sapete. Ora a novembre parto anche con il mio team nuovo di Francesco Gentile, quindi quelli selezionati partiranno con una nuova formazione per diventare miei partner e guadagnare con i miei corsi.
sono pieno di impegni. Oggi pomeriggio era a vedere un immobile che era praticamente distrutto, pubblicizzato come da ristrutturare, ma aveva solo lo scheletro. Ieri ero a fare un rogito. La mia giornata è praticamente di 48 ore, non di 24. Però ho detto, lo devo fare, Franco, lo devo fare perché mi manca ancora qualcosa. Con il corso online loro sono in condizione di conoscere le stesse informazioni del seminario, ma di avere anche una pianificazione per poter creare con ordine tutti questi ragionamenti. Alla fine è molto più semplice di quello che credi, ci vuole tempo, quello lì sì, però studiare, analizzare il passato dalle aste e simulare il futuro senza ancora comprare, quindi simulare e dire ok, ne ho simulate 4, per quello poi ti devi sbrigare, no? Perché ne simuli magari 4-5 a gennaio che andranno all'asta a febbraio e poi dici ok, avrei perso soldi, oppure, quindi perdere soldi si fa per dire perché poi te lo puoi intestare, però avrei guadagnato tanto, i miei ragionamenti sono come quell'operazione di Davide o come quella simulazione di Franco di Viale Campagna, oppure no? Quindi se sai che nella via X un immobile vale 500.000 nel mercato libero e in passato le aste con prezzo base d'asta minimo di 350 in quella via o nelle vie confinanti hanno visto molti partecipanti, devi formulare una proposta di almeno 300.000 euro per avere chance di guadagnare, poi 350 va bene lo stesso. Offrire comunque il prezzo di mercato che vale 500.000 non è una strategia, cioè non puoi offrire 500.000 perché non guadagni niente. Lo potresti offrire se proprio ti interessa quell'immobile, poi vuoi chiedere al giudice di assegnartelo, allora dici perché io ci voglio andare a abitare, allora mi sta bene. Budget di spesa, i grandi guadagni si fanno con budget medio-alti, con i crediti, ragazzi non ci possiamo prendere in giro. È vero che abbiamo visto l'esempio di un'operazione di 70.000 che ha ottenuto una plusvalenza di 250. Con questo però non significa che se tu hai solo 70 di budget, potrebbe anche essere che quell'operazione lì te la facevano portare a casa con 140 e avresti guadagnato comunque 110.000, lordi, va bene. Quindi il budget a disposizione è importante. Se sei a corto di budget, per non limitarti solo a fare offerte scandalose, ok, magari te ne accettano poche, cerca di trovare un socio, un partner, un collega, anche che non sia istruito, ma che sia un finanziatore. Però per fare questo ti consiglio veramente di prenotarti poi questo corso che uscirà a gennaio, perché da lì ti darò anche una pianificazione per creare un plan dove farai vedere poi al tuo finanziatore, al tuo collega, al tuo amico, eccetera, che cosa sono i tuoi studi, un business plan sui crediti immobiliari praticamente, e perché ti deve dare fiducia, ok? Se no non gli puoi dire guarda compriamo un credito finanziario. Ne parlavo l'altra sera con un mio cugino che guardavamo la partita, noi siamo sampdoriani, guardavamo la partita della Sampdoria-Roma, ne parlavamo domenica pomeriggio alle 3 e gli parlavo che di queste opportunità dei crediti immobiliari. Ma veramente sembrava che stavo parlando che fossi un alieno, non sapeva minimamente che cos'era. Cioè, se non glielo spieghi bene, non puoi convincere una persona che non è addetta ai lavori, che ha dei capitali a finanziare. Quindi gli devi fare vedere una programmazione dei tuoi studi. E te lo farò vedere in questo corso. Purtroppo nel live crediti non avevamo assolutamente il tempo, perché poi per metterlo in pratica ti ci vorrà poi una quindicina di giorni di lavoro. Poi c'è l'analisi delle perizie. Vado veloce, ragazzi. Una volta selezionata la zona giusta, devi iniziare ad assaggiarti tra centinaia di annunci, selezionarli, ok questo va bene, apro la perizia, devo vedere nella perizia se c'è il riferimento, come lo chiamo questo creditore, come arrivo a contattare il creditore, non c'è mica il numero di telefono, devo arrivarci, devo leggere la perizia per verificare che la casa non abbia dei problemi, magari il prezzo è basso ma la casa non si può vendere perché ha un comodato d'uso, è stata creata apposta per demotivare gli acquirenti, quindi in quel caso lì se valeva 100 all'asta con un comodato d'uso la devi comprare a 20 e forse non la compra nessuno lo stesso. Anche se con i comodati d'uso si possono guadagnare soldi, però la maggior parte delle persone non lo sa che si possono guadagnare, quindi non ti trovi il pienone. Quindi leggere la perizia è importante, perché tu dici ma io non compro la casa, Franco. Sì, ma tu guadagni da chi comprerà la casa, e se in perizia c'è scritto che ci sono dei casini, i consulenti per aste di agenzie immobiliari glielo dicono al loro cliente, dici guarda questo appartamento non vale niente. Quindi devi controllare anche che non ci siano contratti opponibili alla procedura. È un lavoro laborioso. Si può fare comodamente da casa, veramente. A me piace, io lo farei sempre. Lo faccio anche di notte.
A volte voi mi vedete quando vi rispondo ai messaggi, vi rispondo anche di notte alle 4 del mattino, vi mando gli omaggi. Mi piace, è una passione, non ce la faccio, è più forte di me. Non è una questione di business. A 47 anni un imprenditore ha voglia ancora di migliorarsi, ma ha già una posizione consolidata che gli può anche permettere di non stare sveglio di notte, però a me piace, lo fai per passione. Comunque, se guadagni 200.000 euro da una singola operazione, ma anche 70.000 euro da una singola operazione, cioè, vorrai impegnarti? Ok? Insomma. Trattativa creditore, questa è la fase più importante. Ragazzi, vi sto elencando gli step, ragazzi, questo è un omaggio. La capacità di sapere quanto fare la proposta è fondamentale. Sapere che i primi 4 mesi dell'anno sono i più redditizi è tutto. Poi vi svelerò un'altra malizia bomba nel corso Crediti Immobiliari Online 2020, che quella vi farà proprio praticamente fare una trattativa a petto in fuori. Avere la capacità di trattativa è la chiave. Se il creditore ti dice attendiamo l'esito dell'asta, ti devi saper difendere rispondendo quello che ti ho detto io. Se il creditore ti dice mi sembra poco, come reagisci? Cosa gli dici? Come argomenti la tua proposta? Non è come col saldo e stralcio. Qui non hai l'immobile che puoi dire è brutto, fa schifo. Qui devi saperti difendere, devi capire come ragiona una banca. Avendo io l'avvocato che opera in banca e segue anche investitori, sono una persona fortunata. Perché devi essere abile in trattativa. L'avvocato, ragazzi, senza avvocato non comprare mai un credito. Mi stupisco del fatto che quando vengono ai miei seminari dal vivo, molti non usufruiscono dell'upgrade col mio avvocato Monica Bonzi, perché dicono ah, proverò a farmi le operazioni da solo. È impossibile, ok? È impossibile. Come in Francia per comprare all'asta è obbligatorio per legge l'avvocato, che si può rifiutare anche di prenderti la proposta. Abbiamo fatto il live in Costa Azzurra un anno fa. In Italia non puoi comprare un credito, non puoi nominare come procuratrice un avvocato se non ce l'hai. Quindi tu stai comprando un problema, eh? Stai comprando un problema, stai comprando una persona o un credito di uno che non è riuscito a incassarlo. E potresti anche comprare, se non c'è un avvocato, un credito inesigibile, spazzatura, per risparmiare dei soldi. Cioè vuoi guadagnare 200.000 euro e non vuoi investire un euro. E non va bene così, cioè non sei un imprenditore, sei un dipendente, stai ragionando da dipendente. Quindi io, è un webinar gratuito, te lo consiglio gratuitamente questa cosa. Senza avvocato, esperto della materia, non puoi fare crediti. Con questo non significa che è l'avvocato che ti fa guadagnare, perché l'avvocato gli dici controllami che tutto vada bene, ok? E offrimi questa cifra. L'avvocato, se è bravo, ti offre anche questa cifra, te lo fa comprare, ma poi se tu la cifra l'hai sbagliata, ok? L'avvocato non è un investitore, però l'avvocato è quello che ti dice guarda, questo va bene, qui lascia perdere perché c'è pericolo, questo credito non va bene. Quindi ogni volta che arrivi allo step trattativa, prendi la documentazione e la invia al tuo legale. Ti costerà magari 250 euro ogni volta per analizzare una singola perizia. È vero, può anche essere che poi quella perizia non va a buon fine perché l'avvocato ti dice di no o la proposta non viene accettata. Ci può stare, ok? Stai cercando di guadagnare centinaia di migliaia di euro. Ci può stare. Però l'avvocato ti dice procedi, tu procedi. Oppure ti dice fermati, ti fermi. Lo dice l'avvocato. Io ti consiglio con un avvocato, se opererai con i crediti immobiliari, di creare un pacchetto, perché se fai un pacchetto risparmi. Io quando vengono ai miei live i corsisti gli faccio fare un pacchetto, ok? Un pacchetto da 3.000 euro se non sbaglio, però ha un valore del doppio, perché se tu invece gli chiedi le cose a pezzo, a singolo pezzo, analizzami la perizia, ti voglio parlare, voglio fare questo, praticamente non te la cavi con meno di 5, 6, 7.000 euro. Però con cioè solo 10 perizie singole sono 2.500 euro. E molte perizie verranno scartate, te lo dico già. Stai cercando una cosa di qualità per fare l'operazione della vita, ok? E ce ne sono tante in questo momento, però bisogna saperle vedere. Quando la proposta ti viene accettata, l'avvocato ti prepara la documentazione per acquistare il credito. Invia la comunicazione al debitore, è per legge obbligatoria, avvisa i delegati, insomma la burocrazia selettiva. Controlla che quando l'immobile viene aggiudicato all'asta, dal piano di riparto, non ti fregano soldi, ok? Perché magari ti mettono delle spese che a te non spettano e spettavano agli altri creditori, non erano della procedura, le doveva pagare qualcun altro. Pochi legali sanno di cosa si tratta, perché voi dovete sapere che questa nicchia è nata adesso, prima non esisteva per il piccolo investitore, quindi ovviamente uno non è che diventa avvocato per diventare poi per cercare clienti che non esistono, quindi nessuno si è specializzato, solo chi opera magari da anni con questa tecnica vi può aiutare.
o addirittura chi opera in banca. Cioè noi abbiamo trovato l'avvocato che opera in banca e fa solo quello, cioè non è che lavora in banca, cioè lei fa trattative di crediti in sofferenza, il nostro avvocato, ed è per questo che vi sto dando queste malizie gratis, ok? Perché me ne sta veramente, ci riempie ogni giorno di informazioni, ok? I costi per una transazione senza convenzione sono 4.500 euro fino a 10.000 euro. Un'operazione come quella di Davide può costare anche 10.000 euro, ok, di avvocato, però ha avuto una plusvalenza da sogno. Se vuoi seguire il mio consiglio, fatti un pacchetto prima, in modo tale che l'avvocato non sa quanto stai per guadagnare, perché se lui sa, ovviamente, che ha visto che l'operazione l'hai comprata a 100, hai guadagnato 200, poi ti deve seguire il piano di riparto, i costi lievitano, perché sono in percentuale. Se fai un pacchetto prima, ci guadagni. Nell'ultimo live a Genova, sui crediti abbiamo presentato il nostro legale, che è l'avvocato Monica Bonzi, che opera per una famosa banca italiana e svolge solo operazioni di crediti in sofferenza, saldo e stralcio e crediti. Lei è la persona giusta per chi vuole investire con questo metodo. Quindi a live, ad esempio, ho presentato il suo servizio in convenzione e vi verrà presentato anche a coloro che poi prenoteranno il nuovo corso online sui crediti immobiliari. Ovviamente è facoltativo, È un'opportunità, io la faccio lavorare, lei mi fa dei prezzi in convenzione, l'investitore conclude l'operazione e magari mi fa anche pubblicità, insomma. Davide ha l'avvocato Monica Bonzi, Passerini, e ha concluso poi l'operazione. In conclusione, se vuoi guadagnare con questa tecnica, l'unico modo per perdere soldi e rovinarti l'esistenza è gestire la fase burocratica di analisi, di controllo, da solo, senza che tu sia un avvocato esperto in materia. Davide quindi è anche il nostro avvocato, anche se, per essere onesti, la segue per gli stralci, e lui poi ha trovato, non so per come, poi ce lo spiegherà nella diretta Skype che faremo più avanti, un avvocato che gli gestisce la pratica su Roma, un altro avvocato. Ora sta attendendo i soldi del piano di riparto e la sta seguendo l'avvocato come procuratore, ok? Non potete risparmiare sull'avvocato. Piano B, ok? Molti di noi nella vita non hanno mai un piano B, cioè hanno solo quel tipo di strategia. Lavorano, guadagnano il loro lavoro, i pochi risparmi che riescono a mettersi da parte sono a marcire in banca, perché se li mettono in fondi speculativi è capace che perdano tutti i soldi, e quindi non hanno un piano B, fanno sempre le stesse cose. Ora qui abbiamo un'opportunità, io non vi devo vendere nessun immobile, non ho crediti da vendervi, nel senso. Quindi sto parlando in maniera generale, abbiamo un'opportunità in Italia, quindi non c'è nessuna cosa precisa, in Italia di poter guadagnare con questo momento storico. Ok? Guarda, un altro articolo, la chiamano la grande abbuffata. Nel luglio 2017 uno studio definiva così l'Italia, il posto dove trovarsi, lo dicono dall'estero. In effetti le banche stavano svendendo quantità enormi di crediti deteriorati e nella fretta erano costretti a farlo a prezzi stracciati. Ragazzi, non vi sto dicendo frottole, questo è del Sole 24 Ore online. Così su questo mercato si sono affiondati investitori da tutto il mondo, nomi internazionali, adesso non mi interessano i nomi perché molti non li conosciamo neanche, ma anche le divisioni specializzate di banche d'affari, fino a investitori italiani come Algebris e la storica banca IFIS, ok? Cioè, non so se avete visto, cioè, la chiamano la grande abbuffata, è dal 2017, da 2 anni che c'è questo momento qui. Ovvio che per chi non è addetto ai lavori queste cose non le sanno, magari molti di voi le hanno conosciute questa sera, ma sono articoli presi da giornali autorevoli, Sole 24 Ore, cioè non è che stiamo parlando da Milano Finanza, cioè non ho detto, vi prendo degli esempi per farvi capire che non è che lo sto dicendo soltanto io. Banche, affari in crescita per chi rileva i crediti in sofferenza. Questo qui era l'annuncio del 2016. Negli ultimi 4 anni sono passati di mano 30 miliardi di euro di prestiti deteriorati. Ok? Cosa vuol dire? Che era nato in quel periodo e ancora sta proseguendo. E ora siamo a un momento storico. Conti correnti. Quanto costa tenere i soldi fermi in banca e come tutelarsi? C'è scritto che tenere i soldi risparmiati in banca, nel conto corrente, perdi il 18% del valore in 5 anni. Cioè hai 100.000 euro, fra 5 anni hai 18.000 euro in meno come valore. Sono il potere d'acquisto, l'inflazione e le spese di gestione. Quindi, e qui stiamo parlando del 27 settembre 2019 come notizia, ma non è una notizia, lo sapete,
Molti non hanno un piano B, hanno paura, se la fanno sotto, giustamente, giustamente. Però c'è sempre un momento in cui siamo messi davanti a uno sliding doors. Io voglio che questa sera per molti di voi sia come uno sliding doors. Okay? Io molte decisioni della mia vita sono state uno sliding doors. Quando poi ho deciso di prendere una strada, a qualche volta non mi è andata bene, ma molte volte mi ha cambiato la vita. La mia decisione di fare il formatore è stato uno sliding doors, ok? Avevo tempo, ero di nuovo triste, non avevo bisogno di entrare in azione, di fare quello che mi piaceva, ho deciso di fare il formatore, ma non è che potevo sapere che si sarebbe poi trasformato in un'attività milionaria la mia. Quando ho deciso di fare l'investitore immobiliare, ho dovuto lasciare 9 delle mie 10 agenzie. Ragazzi, è stato uno sliding doors, non era facile, io guadagnavo. Io non vi prendo in giro dicendo, ah, io ero un barbone, andavo nella spazzatura, vivevo in macchina e ho fatto il mio successo. Sono belle frasi che si dicono per dire ce la può fare chiunque. Io stavo bene economicamente, solo che non avevo più vita. Lavoravo da lunedì alla domenica e avevo stress, attacchi di panico, mi mancava l'aria, non ero più felice. Ho fatto uno sliding doors, mi sono preso dei rischi, però ho fatto una decisione. Non avevo un piano B, me lo sono sempre trovato. Ok? Io in passato ho visto tantissime nicchie redditizie, ho visto tanti investitori arricchirsi da fare invidia, ok? Investitori che io facevo guadagnare con le mie agenzie, ok? Facevo guadagnare gli altri, li invidiavo, ma ho visto anche tanta gente poi pentirsi di non aver fatto la scelta giusta, ok? Molti dicono, non l'ho sfruttato. Ragazzi, però avrei avuto un momento in cui sei stato davanti a un bivio e dire, sfrutto questo treno, oppure non ci credo e quindi preferisco pentirmene dopo. Ognuno di noi è messo sempre davanti a una scelta. In questo momento non lo dico io, i crediti sono un picco storico. Se non vi credete andate su internet, su Google e fate le vostre ricerche. Ma ricercate su quotidiani autorevoli. Non andate a chiedere a un disgraziato su un gruppo Facebook che magari vi dice guarda no, non conviene perché avrà anche altri interessi. Guardate dove sono le informazioni vere. Allo stesso tempo in Italia ci troviamo davanti a un altro dato di fatto. Gli italiani hanno paura di muoversi e lasciano i propri capitali a morire. Ogni anno i soldi lasciati in banca valgono sempre meno. Unicredit ha confermato, dal 2020 i tassi negativi piomberanno sui clienti. Probabilmente dicono che forse, ho sentito oggi, non verrà fatto e sarà fatto forse per cifre superiori ai 100.000. Però comunque, male, bene che ti vada, qui me l'ha fatto la segnalazione oggi un ragazzo, e mi ha detto, guarda che sarà solo sui conti superiori a 1 milione di euro, che tolgono lo 0,5. E io gli ho risposto, vabbè, ma quindi cosa vuol dire? Che ti daranno degli interessi su questi soldi? Lui non mi ha più risposto. Cioè, ragazzi, non possiamo essere contenti perché non ci sarà il tasso negativo dello 0,5 e essere felici perché ci garantiscono lo 0%. Questo non è mettere a reddito i propri soldi, farli muovere. È vero. Se non li muovo non rischio, li proteggo e mi perdono solo il 18% in 5 anni. Se investo e rischio posso anche perderli, questo è anche vero. Però comunque rimane il fatto che se vuoi cambiare e avere un piano B, se non ti muovi non cambia niente, cioè 0% è 0% rimarrà. Okay? Che senso ha essere felici di lasciare i soldi allo 0% quando un po' di logica e conoscenza è possibile concludere operazioni da sogno come quella di Davide, seppur eccezionale. Quindi non entrare in business pensando di concludere 250.000 euro di plusvalenza a operazione. Però cerca di mettere in preventivo che puoi almeno guadagnare un 50% del tuo capitale. Fermo restando che nessun investimento ha la sicurezza matematica. E che io questa sera non ti sto presentando un investimento dicendoti guarda che guadagnerai il 50% se mi compri questo credito. Okay? Questo è un webinar, è una discussione ad alta voce che vi fa ragionare su un momento storico. Ok? Se investissi 100.000 euro in un'operazione di crediti e guadagnassi puliti, tolte le spese e tasse 20.000 euro, che è un'operazione d'asta immobiliare, non è eccitante, ma se li realizzassi in 12 mesi, cioè ti farebbe schifo rispetto a tenerli in banca allo 0%, quello è il ragionamento che devi fare. Per quanto una persona che ha come obiettivo conoscere una tecnica che pochi conoscono, una tecnica esclusiva, in un momento storico, guadagnare un 20% è una cifra ridicola, attenzione, rispetto a questa potenzialità di tecnica, ok? Quindi non sto dicendo che 20.000 euro fanno schifo, sto dicendo che per quanto possa sembrare
un'operazione brutta, perché 20.000 euro, il 20% su un'operazione di crediti è bassa, comunque è sempre migliore rispetto allo 0%. Cioè, li hai spostati questi soldi, li hai fatti un po' muovere. Perché ricordati che non ingrassano se stanno fermi, cioè dimagriscono, cioè diventano meno. È vero che c'è paura, lo capisco, ok? È giusto avere paura. Le persone non sanno dove investire e aspettano che magari i bot risalgano al 4%, dice almeno lo Stato è garantito. Ma per ora siamo a un interesse negativo, 0%, cioè non c'è il 4% lordo. Quindi non avere un piano B, questo è il problema. Ora io mi rivolgo, ragazzi, e vi ringrazio per avermi seguito comunque così a lungo questa sera, però mi voglio rivolgere in questo momento a chi ha dei capitali o anche dei soci finanziatori che magari vorrà poi seguire anche il mio corso nuovissimo dei crediti online, che gli spiegherò anche come presentare queste operazioni ai finanziatori. Io mi rivolgo a coloro che in questo momento hanno dei capitali e vogliono guadagnare, salire sul treno dei crediti in sofferenza. Io ho deciso di aiutare chi in questo momento ha due esigenze particolari, ok? Seguitemi bene. Due modi, quindi due piani B per due figure diverse. E questa volta mi sono superato, perché ho sempre pensato solo a un tipo di persona, la persona che deve studiare e deve avere per forza di cose tempo. Ma so che molti di voi, non tutti, hanno tempo zero o stanno attraversando un momento particolare della loro vita, e io parlo con molti di voi, so che è molto particolare, che non hanno proprio l'entusiasmo di mettersi a studiare. Ok? Il primo consiglio è dedicato a coloro che hanno possibilità di studiare e accedere alle informazioni, al metodo e anche alla costruzione di una programmazione da far vedere poi anche a dei finanziatori. E vi consiglio sempre di investire con persone di fiducia, conoscenti, colleghi, eccetera. Non andate a impelagarvi con gente che magari è sconosciuta, che non avete modo di studiare, di apprezzare, eccetera. Perché quando ci sono i soldi di mezzo, io consiglio sempre di non investire con perfetti estranei o con chi è disperato, okay? Perché poi vi fa impazzire. Comunque, a parte questo, il primo consiglio è dandovi l'opportunità a tutti di prenotare un nuovo corso online. Io lo renderò disponibile il 10 gennaio 2020, quindi da domani mattina inizierà la costruzione di un corso completamente diverso, ma neanche posso dire diverso, perché non esiste un corso precedente al credito immobiliare che io abbia mai creato. Ho sempre creato seminari, ma creare un seminario è per parlare 16 ore, due giornate. Creare un corso online, la strategia è diversa, perché chi studia online ha bisogno di step, di esercizi, di pause e di tentativi. Cioè, questo corso vi metterà in condizione di provare a simulare subito, ma non il classico esercizio calcolami i metri quadrati. Qua andiamo a selezionare immobili reali nella vostra zona che saranno in vendita a febbraio, e a febbraio dobbiamo vedere se tutti i studi fatti con questo corso vi avrebbero permesso di perdere soldi o di guadagnare soldi. I ragionamenti sono come via le campagne, quelli che abbiamo fatto sono come un immobile popolare che non vale niente. Quindi questa è l'opportunità di questo corso online completamente diverso. Lo so che non volevo dirlo, perché oggi volevo presentare soltanto l'opportunità di dire: ragazzi, ci penso io, compilatevi il questionario, se mi va bene faccio tutto io dalla A alla Z. Però ho detto, voglio anche complicarmi la vita e finire questo anno 2019, che per me mi vede già protagonista di un budget raggiunto la scorsa estate, ok? E quindi potrei starmene benissimo tranquillo. E invece no, ho detto, voglio creare questo corso da zero, è la mia professione. In Italia probabilmente sono l'unico che crea corsi di formazione, come si può dire, articolati, cioè non solo con informazioni, ma con budget, pianificazione, oggi fai questo, l'esercizio, mi dai una mano, eccetera. Ok? Questo che mi conosce non me lo può appuntare. Poi magari sì, ci sono gli errori ortografici, sono un po' poco qualitativi come estetica presentativa, però ragazzi, sono nato investitore, non sono proprio un mago sulle presentazioni di pagine internet, eccetera. Vogliatemene anche questo, no? Però mi difendo anche online, perché capite bene, fatturo anche online nonostante abbia un po' di limitazioni. Però ho fatto per più di 20 anni l'agente immobiliare, avevo 10 segretarie, non avevo la possibilità di utilizzare bene il computer.
siccome i primi mesi dell'anno comunque sono ideali, ho detto no Franco, non glielo consegno a marzo 2020 o ad aprile 2020, ma mi metto subito e ve lo consegno subito a gennaio. Perché a gennaio? Perché è il momento migliore per iniziare. Calcola che i primi 4 mesi sono i più ideali, calcola il momento storico, calcola che ci dovrai comunque studiare un mesetto se hai fatto già il seminario dal vivo a Genova, 45 giorni, 60 se hai parti da zero. Quindi sei pronto per fine febbraio, perché le simulazioni le devi iniziare a fare subito, infatti il corso partirà con le simulazioni, perché poi voglio vedere a febbraio che mi scrivi, sì Franco, se avessi fatto così avrei perso tutto, ok? Oppure, cavolo, funziona come Viale Campania. Per la prima volta in Italia, ragazzi, non c'è nella panorama della formazione immobiliare un corso online sui crediti immobiliari. Ci sono solo seminari e per lo più i seminari che sono fatti sono per poi darvi delle informazioni ma senza il metodo, perché vi propongono poi di investire delle quotine di soldi nelle operazioni. Calcola che loro guadagnano magari il 90% e voi prendete soltanto una quotina. Però comunque non potete mai investire 100.000 euro con un estraneo e quindi al massimo mettete 4-5.000 euro per guadagnare poi dai crediti 500 euro dopo un anno. Ma secondo voi, ma ho guadagnato il 10%. Ho capito, ma il 10% sono 500 euro, che cosa ti ha cambiato la vita? Sei diventato ricco? Sei salito sul treno? Ok? Perché non sarei mica così folle da dare 200.000 euro a un estraneo. Quello, almeno mi auguro che sia così, a meno che tu non abbia 20 milioni da parte. Questo corso è ideale per chi ha un po' di tempo, ok? A disposizione per assimilare informazioni, ma non quello, il metodo per formulare proposte o scene ai creditori, conoscere tutti i segretucci che mi ha svelato poi l'avvocato, o chi ha società che hanno acquistato il credito privilegiato. Quindi possiamo guadagnare sia dal creditore originario, oppure da chi ha comprato dal creditore il credito con forte sconto. Se hai un po' di tempo e vuoi agire in prima persona, nella massima autonomia, il nuovo corso crediti immobiliari è proprio quello che ti farà salire su questo treno. La seconda novità assoluta è rivolta a chi non ha tempo per studiare, non ha voglia di studiare, vuole delegare a me tutto il lavoro dalla A alla Z, ritiene che io ne sappia un po', sa che ho il mio staff. Sarò io e il mio team a selezionare, trattare e farti acquistare, cedere un affare immobiliare andandolo a scovare tra le centinaia di annunci di esecuzione immobiliare nella tua città, cioè lo faccio a casa tua, ok? Tu non devi fare niente, devi solo investire nell'affare, quindi tu ci metti i soldi, ok? E ti prendi il guadagno e io ti indico tutto nel tuo tribunale di competenza. Ovviamente il questionario serve apposta, perché deve essere un tribunale che vada bene e che io possa trovarti l'affare, ok? Quindi se mi dici un tribunale dove non c'è niente ed è una zona che non va bene, o ci spostiamo nel tribunale oppure ti dico guarda, fai da solo, perché per me è troppo difficile essendo distante. Vediamo ora di presentare le due opportunità, ragazzi. Seguitemi fino in fondo, perché se mi conosci sai che in diretta, ragazzi, chi ha partecipato alla diretta del corso Stralcio Inverso fatta la scorsa estate sa quanto ha pagato in prenotazione quel corso lì. Se voi andate su francescogentile.it stralcio in corsi online stralcio inverso, vedete il prezzo, ok? Per chi lo prenota oggi costa 1.997, per chi lo salda oggi costa 9.97. Se invece voi avete partecipato alla diretta del corso stralcio inverso e avete prenotato in diretta, sapete quanto l'avete pagato. Adesso non ve lo voglio dire per non offendere chi oggi l'ha comprato a 1.997. Però quindi seguite fino alla fine, perché vi darò l'opportunità, visto che mi state seguendo, ok, da 2 ore, vi darò l'opportunità di prenotare senza andare a svuotarvi il portafoglio e poi di saldare con calma il 10 di gennaio e soprattutto di prenotare con una promozione scandalosa. Se esistesse già un altro corso online di un concorrente di questo tipo, mi denuncerebbe per concorrenza sleale, visto la promozione che farò questa sera. Comunque, il corso Stralcio Inverso è stato presentato la scorsa estate, ve lo ridico. Oggi costa 1.997 se lo prenoti con una caparra e saldi il 31 ottobre, oppure 9.97 se saldi subito. Quindi il 31 ottobre, voi andate a vedere, costerà 2.500 euro più IVA. Ma non è perché diventerà un prezzo
scorretto, è un prezzo eco, perché comunque se io ti metto in condizione di guadagnare dei soldi, guardate un attimo l'operazione pubblicata sull'Academy Diamond, ok, da Gabriele. Gabriele potrà confermare che oggi ha ottenuto uno stralcio di 100.000 euro di sconto, potrà confermare che ha comprato il mio corso, che okay, poi magari avrà fatto anche degli altri studi, non voglio prendermi tutti i meriti, ma potrà confermare quello. Quindi se io ti chiedo 2.500 euro per guadagnarne 100.000, ti sto chiedendo poco. Se io ti chiedo 240 euro per guadagnare zero e perdere soldi perché hai solo informazioni da un corso, ti sto fregando 240 euro. Quindi è il valore. L'unica cosa che io amo premiare i decisi. Quindi quando faccio promozioni nei webinar, faccio praticamente rivoltare lo stomaco e dire cavolo, non posso non accettare, cioè questo me lo sta tirando in testa. Quindi solo chi ha partecipato ai precedenti webinar può sapere che questo che dirò questa sera poi non ci sarà più neanche da domenica prossima. Seguimi con attenzione comunque, dai, hai fatto 30, fai 31, ormai seguimi che poi ti sblocco il link per avere anche gli omaggi. Quindi il corso sarà unico in Italia, non esistono in rete, vai stasera su Google, scrivi corso online crediti immobiliari, non ce n'è. Ok? Non ce n'è. Se ce ne comprano, guarda veramente, non ce n'è. Il corso sarà diviso in 15 moduli, ragazzi, lo devo ancora creare, quindi potrebbero essere di più i moduli, perché comunque ho intenzione, mi sono venute anche altre due, tre strategie, quindi sono minimo 15 moduli avanzati, cioè per modulo non vuol dire video, cioè sono video composti magari da un'ora e mezza, due per video, quindi non ti so dire adesso la durata esatta, ma sono moduli pratici, dedicati a coloro che hanno un po' di tempo e vogliono imparare il metodo da zero. Il metodo aggiornato al 2019, al fine 2019, perché questo corso ti verrà consegnato praticamente freschissimo di aggiornamenti. Ti faccio un rapido riassunto. Sarà sempre come al solito i miei corsi, in video, in audio, in PDF, con gli esercizi e con una novità rara, mai proposta prima da me da 10 anni che faccio formazione. Ok? Adesso ve la dico. Di che cosa parla e quale metodo insegna? Rivolto a coloro che non conoscono i crediti immobiliari o che anche hanno fatto i miei seminari sull'argomento, che però in questo momento ancora non hanno preso la spinta giusta. Non sono partiti come Davide, stanno ancora lì annicchiando e hanno bisogno ancora forse un po' più di pratica, diciamo così. E quindi si vogliono esercitare e prepararsi al boom, che penso magari sarà anche l'ultimo, previsto per i primi mesi del 2020. Sappiamo che i primi mesi dell'anno sono redditizi per i creditori e quindi chissà se sarà l'ultimo. Noi ci facciamo trovare pronti. Rapidamente, ragazzi, perché ve l'ho già detto di cosa parla. Quindi impariamo a selezionare un immobile nella zona di investimento, a studiare la zona di investimento, a trattare operazioni in qualsiasi zona d'Italia, coinvolgere finanziatori, ok? Finanziatori esterni in questi affari, studiare il prezzo di mercato delle aste, rintracciare i creditori, fare una trattativa. Come si fa questa trattativa? Quali sono le malizie da dirgli? Ok, bisogna argomentare. Quando fare la proposta? Il timing? Entro come Davide quando è il momento giusto o entro quando era 800.000 euro? Come faccio a sapere però quando devo entrare? Ok? Quindi ce ne vuole di spiegazioni da parte mia e tu dovrai farne di simulazioni. La cosa è divertente perché non devi andare a prendere firme o deleghe, lo fai da casa. E simuli, avrai una decina di simulazioni se il tuo mercato delle aste lo permette e quindi andremo a vedere poi a febbraio come è andata la tua simulazione. È ovvio che se hai fatto 10 simulazioni e hai avuto 9 riscontri, cioè ti butti subito poi a marzo, aprile, maggio. Se su 10 simulazioni ne hai sbagliate tutte e 10, a meno che tu non sapessi che sarebbe andata deserta perché dicevi che sarebbe stata giudicata, ma devi anche scommettere su un'asta che è al primo incanto. Quindi dovrai dire, non scommettere, sapere come dire, verrà giudicata al primo? No, guarda, andrà deserta. È andata poi deserta nella simulazione, sì o no? Perché quella è la prova del 9. Ti conferma o ti smentisce? Perché tutto lì il guadagno che sta nei crediti immobiliari. Qui non c'è l'home staging, non c'è la ristrutturazione che ti permette di differenziarti dalla concorrenza. Qui l'unica tua abilità è la conoscenza del mercato sottostante. È difficile? Meglio che sia così, perché se fosse facile sarebbe di nuovo pieno come le aste immobiliari e tutto questo sarebbe privo di ogni senso. Il creditore, quando si sente 10 offerte al mese, non te li fa tutti questi sconti.
è la legge della domanda e dell'offerta. Quindi vedremo come calcolare il guadagno prima di fare la proposta. Questo come calcolare il guadagno prima di fare la proposta sembra una frase di due righe messe in croce, ma è praticamente tutta la strategia e la programmazione per simulare l'operazione, come via le campagne, come andrà a finire. Lo scrivi prima il prezzo, poi dopo vedi com'è andata simulando. Questo cosa farà? Attirerà anche i finanziatori, i tuoi amici, colleghi, parenti, uno zio anziano che ha dei capitali. Zio, guarda, questa è la simulazione. Male che vada, guarda, guadagniamo un 20%. Zio, c'hai 100.000, te ne guadagni 20.000. A me però me ne devi dare X, perché ci metto magari 50, oppure non ci metto niente. E quindi voglio 10.000, adesso dico delle cose così, però avete capito come funziona? Come intestarsi la plusvalenza, no la plusvalenza, come intestarsi il credito in due? Parleremo anche di questo. La plusvalenza del piano di riparto, quali frasi, voci a selezionare? La tassazione, riporteremo tutto l'argomento del mio commercialista sui crediti immobiliari, i costi di accesso all'acquisto del credito, rapporti con i delegati che gestiscono il tuo credito, vorrai sapere se c'è qualcuno o no la prossima volta all'asta, così non ci vai neanche se sai che è deserta. Credito immobiliare etico con l'aiuto dell'esecutato. Come farsi aiutare dall'esecutato, che è un attore non protagonista? L'esecutato riceverà una bella notizia da parte nostra che rinunciamo al credito non soddisfatto all'asta e lo lasciamo libero, ma in cambio vogliamo qualcosa che solo lui ci può concedere. E se l'esecutato è amico, aprirà la porta, e se apre la porta più gente non gli spaventa dicendo che si dà fuoco là dentro, più gente parteciperà all'asta. Quindi questa è una strategia che solo il sottoscritto con il suo metodo ti può rilasciare, ok? E soprattutto anche perché è l'unico che online si permette di insegnare queste cose. Come rendere l'immobile appetibile agli acquirenti anche se non lo stai comprando? Questa, la concorrenza non ci arriva minimamente. Acquisto del credito, quindi come monetizzarlo, non vedremo solo anche l'asta, vedremo anche strategie. Ti piacerebbe partecipare all'asta e far salire il prezzo? Però bisogna fare attenzione, perché poi se tu lo aggiudichi te lo devi comprare. E quindi lì vedremo tutta un'altra strategia legale per partecipare all'asta. Vedremo anche i casi di istanza di assegnazione, quali sono i pro e quali sono i contro. Quindi sarà anche bello come presentarsi all'asta come spettatore. E poi vedremo i paracadute in caso di errori con l'istanza di assegnazione e vendita del bene nel mercato libero. Esempi pratici per ogni modulo per prepararti alla prima offerta. Documentazione originale da usare per le operazioni. E la convenzione opzionale, ragazzi, io ci mancherebbe, con l'avvocato Monica Bonzi. Te la butto dentro anche nel corso online. Non l'ho mai messa, ho sempre detto corso dal vivo. Tutto il materiale digitale, tuo per sempre, te lo prendi e te lo studi per sempre. Ragazzi, non fate come qualche mio corsista che mi scrive: ciao Franco, sono un corsista dell'Academy 2014, volevo sapere se mi puoi rimandare il link di quell'edizione. Cioè ragazzi, sono obsolete quelle informazioni. Non puoi studiare il credito immobiliare a gennaio 2026, ok? E poi mi dici: ma Franco, è illegale adesso. Ho capito, ma io te lo sto dando adesso. Sì. Il corso digitale è tuo per sempre, ma cosa vuol dire? Che te lo puoi andare a prendere in diverse parti, in momenti della giornata, te lo puoi studiare di sera, la notte, te lo puoi scaricare, te lo salvi sul tablet, fai gli esercizi, non hai obbligo di collegamenti, studi e ripassi quando vuoi. È la cosa positiva del corso online rispetto al corso dal vivo. Il corso dal vivo è più eccitante, vedi gente con le tue stesse aspirazioni, vedi gente motivata, è bello, condividi un momento, viaggi, visiti anche una città nuova, conosci anche il tuo coach, conosci nuova gente, avvocati. Però il corso online ha dei vantaggi completamente diversi, ti dà più tempo, ti dà tempo di riflettere, di analizzare, di capire, di simulare. E per forza di cose o facciamo durare un corso 15-20 giorni dal vivo. Io ho già fatto investitore in 6 giorni, già molti di voi mi dicono: ma 6 giorni di corso sono troppi. Però ragazzi, allora il corso online va bene per chi non si può muovere, per chi vuole fare qualcosa di valore a casa. Accesso diretto al mio gruppo riservato Crediti Immobiliari Gentile. Chi non è del live si collegherà poi e farà amicizia e collaborazioni con i miei 70 iscritti del live Crediti del 28 e 29 settembre scorso. Allora, non esistendo nessun corso online in Italia sull'argomento, potrei tranquillamente inserire il prezzo di 2.000 euro del corso stralcio inverso.
L'unica cosa è che il tema dei crediti è molto più elevato come valore percepito rispetto agli stralci. Con gli stralci infatti devi comunque prendere una delega dall'esecutato, con lo stralcio inverso in realtà andiamo subito a fare trattative ed è la bomba di questo corso che uscirà il 31 ottobre, comunque poi alla fine una delega la devi avere, devi trattare con tutti i creditori, non soltanto con uno. Quindi il credito immobiliare è più rapido rispetto, anche se più speculativo, rispetto allo stralcio ed è meno conosciuto, quindi potrei chiedere anche di più. La tecnica del credito immobiliare quindi è molto molto più speculativa. Quindi ho deciso di mettere a disposizione questo corso unico a chi non ha esperienza, quindi a chi vuole imparare da A alla Z, anche a chi ha fatto il seminario live e vuole avere più tempo per fare pratica con cose nuove, lo metterò, ve lo dico già, a 2.500 euro più IVA, come lo stralcio inverso a 1.997 al 31 ottobre, l'ho comunicato in estate, lo comunico anche adesso, l'11 gennaio, costerà 2.500 euro più IVA e lo compreranno perché questa è una strategia che è veramente veramente riservata, esclusiva e che nessuno in Italia insegna online e anzi dal vivo quando lo insegnano vi spiegano solo le opportunità e poi per avere documentazione e metodo devi fare un upgrade che costa di solito 4.000 euro. Ragazzi, il commerciante sa quanto vende il prodotto la concorrenza, no? Come si dice, no? All'alimentari uno guarda quanto vendono le mele a fianco. Io so cosa vendono i miei colleghi, chiamiamoli così, concorrenti, autorevoli per carità, però so anche che online di rivali il sottoscritto ne ha ben pochi, anzi proprio forse non ne ha, perché pochi hanno appuntato nell'insegnare a quelle persone che non hanno tempo di poter girare l'Italia e andare a fare seminari. Come mia abitudine, visto che oggi sono presenti quasi tutti i 70 partecipanti al live dei crediti immobiliari dello scorso fine settembre, ragazzi, vedete cosa ho deciso di combinare. Ho deciso di permettere loro di accedere a questo corso nuovo per approfondire, e tanto nuovo che ancora non è stato iniziato, per approfondire nuovi concetti e dargli modo di esercitarsi con nuovi esercizi del corso e anche per coloro che non hanno partecipato al live e vogliono essere premiati per aver seguito questa diretta. E aspettate che adesso poi vi dico che bonus che ho inserito per chi prenoterà questo corso online, per chi deciderà di optare per questa opzione, nel senso di studiarsi il corso e poi metterlo in pratica. Quindi per coloro che vogliono conoscere il metodo, vogliono conoscere le informazioni e che hanno anche tempo per poterle mettere in pratica. Ci sarà poi, dopo questa presentazione del corso online, ovvio che anche ci sarà un altro piano C dove andrò a spiegarvi il sistema rivoluzionario dove nel 2020 praticamente andrò per coloro che hanno poco tempo, che non hanno voglia, che sono impegnati, hanno una vita troppo troppo piena di stress, impegni, vogliono comunque godersi le loro vacanze, i loro momenti liberi. Voi l'avete visto, il sottoscritto è 24 ore su 24 nell'immobiliare, non tutti hanno piacere, voglia o tempo di poterlo fare come me, quindi ci penserò io a fare tutto dal principio. Però ritorniamo sul corso online, vediamo un attimo poi anche che cosa ho inserito come bonus, però parliamo un attimo di cifre. Allora, l'11 gennaio 2020 questo corso sarà già stato consegnato il giorno prima e avrà un costo, che li vale tutti ragazzi, 2.500 euro più IVA. Ora ho applicato ovviamente, visto e considerato che quando si ha a che fare con persone motivate come voi, con persone che sono qui a seguirmi da oltre 2 ore, 4 ore, questo corso è matematico che va premiata anche la persona autorevole che è capace di prendere una decisione immediatamente. Il ritardatario, tra virgolette, anche la persona sfortunata che vedrà questo video magari a ridosso della consegna, probabilmente avrà una cifra competitiva, ma sicuramente non quella che vedrai ora in questo momento. Ho deciso quindi di applicare, quindi solo per la diretta, chi sta seguendo ovviamente in questo momento la registrazione, il 70% di sconto sul valore normale di 2.500 euro. Investitori o investitrici, 2.500 euro possono essere una cifra spropositata se questo corso non ti mette in condizioni di creare delle operazioni
come quella di Davide, l'abbiamo vista, ok? Ma può anche essere una cifra ridicola se poi ti mette veramente in condizione di chiudere operazioni con plusvalenze come quelle che hai visto in questo momento. Quindi il valore di un corso è molto difficile da stabilire, perché è molto poi individuale e soggettivo. Io per guadagnare online, per fare anche formazione online, non avendo esperienza, come lo chiamo io, di PC, oramai più di 10 anni fa frequentai un corso di formazione online di una persona che purtroppo è venuta a mancare, che non c'è più, che mi ha cambiato comunque il modo di vedere anche gli insegnamenti online, e ho spesi, non mi ricordo, forse 2000 euro, ok? Il mio blog fattura, oramai ha fatturato negli ultimi 10 anni, milioni di euro. Quindi quei 2000 euro sono stati ininfluenti, ok? Se invece non avessi messo in pratica le informazioni di questo grandissimo guru della formazione online, probabilmente avrei buttato i soldi. Quindi il discorso è: sfrutto le informazioni, 2500 euro sono una goccia rispetto a quello che andrai a combinare. Non sfrutto le informazioni, non sono costante, sono in questo momento con la testa da un'altra parte, sto attraversando una vita molto frenetica, non so già che non mi concentrerei. Valuta poi l'opzione C, perché 2500 euro sarebbero buttati, ok? Anche 750 sarebbero buttati. A me se non concesso che magari con 750 euro più IVA, che è il costo del corso scontato al 70%, tu magari in questo momento non hai la testa magari un po' serena, sai che ti verrà consegnata a gennaio, sai che il corso rimarrà tuo per sempre, magari dici me lo studierò dopo 2 o 3 mesi perché so già che probabilmente avrò un po' più di tempo, di disponibilità, di voglia, di desiderio di raggiungere anch'io questo tipo di risultato. Visto e considerato che sto andando a studiare una tecnica, una strategia che non si trova ben spiegata in Italia, ci sono solo informazioni, ma il metodo è quello che ti serve. Le informazioni vai sul Sole 24 ore e ti fai un'idea di come ti ho inserito già io gli annunci, di per sé sì, è giusto informarsi, ma devi anche avere un metodo. Quindi ragazzi, 70% di sconto, 750 euro più IVA. Basta prenotare versando adesso 197 euro più IVA e saldare con la massima calma dopo le feste. Quindi non voglio neanche tutto subito. Fermati un attimo perché c'è una novità veramente. Se mi segui da tempo, sicuramente sai che il mio ruolo di formatore e di informatore lo faccio con passione. Non amo vendere per vendere, non amo veramente il discorso del pagamento. Adoro le persone che trovano stimoli grazie alle mie informazioni, le persone che le faccio ritornare un po' vive, un po' eccitate dal punto di vista imprenditoriale, che vogliono avere nuove opportunità. Questa che ti sto per dare in questo momento, ti assicuro, non la troverai mai in futuro, perché è un corso che ora andiamo a vedere. Per la prima volta in assoluto, oltre a insegnarti online per la prima volta come si investe con i crediti immobiliari dalla A alla Z, quindi per gente che non ha esperienza, ti darò una seconda tecnica inedita, rivoluzionaria, che farà letteralmente esplodere il tuo business una volta conosciuta la strategia principale, che è quella del credito immobiliare. Quindi tieniti forte, perché ti insegnerò, ti darò l'opportunità di avere il corso, ok? Non extra, un corso separato dal corso crediti, che si chiama Guadagnare con gli UTP, ok? Ora dirai, ma che cavolo sono questi UTP? Starai giustamente pensando ma che cosa sta dicendo? Ti anticipo che devi conoscere ovviamente per forza i crediti immobiliari per guadagnare con gli UTP. Ok? Avrei potuto anche decidere di proportarlo in vendita una volta che avresti saldato, ok, il corso a gennaio, a una cifra esagerata, perché questo è un corso
la creme dei corsi sul tema crediti, che non conosce nessuno. I crediti immobiliari ormai li conoscono tutti, tra virgolette, le informazioni, ma gli UTP li possiamo contare forse su 60-70 investitori in Italia che li conoscono e che li mettono in pratica. Io, scusami in inglese, no, lo sai che non sono bravo. Allora, UTP significa unlikely to pay, cioè improbabile che paghi. Questa è la traduzione. Cosa vuol dire questo? Te lo spiego bene. Allora, ci sono crediti e crediti. I crediti in sofferenza, cioè quelli che ti insegnerò nel corso che uscirà il 10 gennaio, oppure quello che ho anche insegnato nel corso crediti a Genova, ok? A Genova, lo scorso 28-29 settembre, sono crediti oramai deteriorati. Cioè le banche li hanno o ceduti a altre società che poi incasseranno vendendoli all'asta o cedendoli a loro volta a noi investitori. E quindi queste banche qui sanno già che queste persone non è più improbabile che paghino, sono sicuri che non pagheranno più perché ormai è stata avviata una procedura esecutiva. Mentre invece gli UTP sono il panico, sono praticamente, rappresentano il panico del 2019 e sarà anche del 2020, delle banche che in questo momento stanno veramente affrontando delle difficoltà enormi. Gli UTP sono persone o società che hanno smesso di pagare da poco, da 6 a 12 mesi. Questa procedura ancora non è esecutiva, nel senso che prima che arrivi poi il pignoramento, il tribunale che fa l'accesso con il perito e poi ci sarà la comunicazione dell'asta, possono passare fino a 2 anni finché questo avvenga. Quindi si chiamano UTP. Dal momento in cui questa persona smette di pagare le rate del mutuo o del finanziamento, mettilo quello che vuoi, la banca li nomina UTP. Cioè sono, probabilmente finiranno come le altre esecuzioni immobiliari, cioè finiranno poi per essere pignorati e per avere poi ovviamente la vendita all'asta. Per le banche in questo momento questo giro di affari negativo rappresenta circa 80 miliardi di euro, che probabilmente si trasformeranno poi in crediti deteriorati, perché è ovvio che una famiglia che smette di pagare il mutuo per 6, 8, 10 mesi e poi ti arriva la richiesta di saldare tutto insieme, non si rimette più in pari. Quindi quella famiglia nel frattempo avrà smesso di pagare anche l'amministrazione, quindi diventano poi non degli UTP, ma diventano dei crediti deteriorati. Quindi le banche in questo momento, come hai visto, vogliono rientrare sia dei crediti deteriorati, o hanno il panico che un UTP diventa poi un credito in sofferenza. Quindi qui nasce un business di trattativa, quindi trattativa con queste persone che non sono gli stessi creditori finali che tu tratti con il corso crediti, perché gli interlocutori sono spesso ancora la filiale che sta aspettando che questo mutuo venga magari pagato, e altri tipi di avvocati. Quindi l'ufficio contenzioso è completamente diverso, perché quando c'è un immobiliare, la pratica va a un organo competente X, mentre quando non ha ancora non sta più pagando il mutuo, ma ancora non è stata eseguita la seconda procedura, ci sono degli altri organi competenti. Quindi io ti darò la possibilità di studiare, forse sarai il primo in Italia, i primi che prenoteranno saranno sicuramente i primi a conoscere gli UTP, ti do la possibilità di conoscere questo corso. No extra, questo corso integrativo, perché se non conosci i crediti non ci capisci niente, per guadagnare con gli UTP. Quindi nella tua città farai farai il bello e il cattivo tempo, nel senso che quando ci sarà un'asta potrai valutare di acquistare il credito, saltare la concorrenza dello stralcio, la concorrenza dell'asta, e addirittura se noterai anche un pochino di concorrenza nella tua città, magari una grande città, andrai a lavorare con gli UTP, cioè immobili che ancora nessuno sa che andranno all'asta, perché non lo sa neanche il creditore, in quanto starà cercando di sollecitare la famiglia a riprendere i pagamenti, magari anche dandogli delle agevolazioni, dandogli anche un po' più di tempo. Cercano in ogni modo di non farlo finire nel pignoramento, perché da quando nasce un pignoramento a quando il creditore incassa effettivamente i soldi, passano anni. Quindi le banche molte stanno per fallire, le stanno salvando lo Stato italiano con le nostre tasse, stanno veramente valutando questi 80 miliardi di UTP come se fosse un altro cancro per loro.
Quindi io ti darò questo corso nuovo, completo. Se già ti dicevo che non esisteva il corso crediti online in Italia, non esiste un corso sugli UTP, non esiste neanche dal vivo, ok? Esistono operatori in Italia che investono con gli UTP, ok? Ce ne sono, ce ne saranno magari una settantina, però calcola che qui in Italia, come investitori immobiliari professionali, ce ne saranno circa 25-30 mila al massimo. Quindi stiamo parlando di una percentuale ridotta. Tu hai la possibilità in questo momento di avere questo tipo di nuova segnalazione, quindi un corso extra, sempre in video, audio, PDF, che ti studierai subito dopo il corso crediti, anche se ti sarà consegnato comunque a gennaio, a 350 euro più IVA, ok? Quindi abbiamo detto in questo momento che ci sono a disposizione 80 miliardi di euro su questa nicchia e probabilmente finiranno poi o diventeranno 80 miliardi di crediti in sofferenza, perché è difficile, vedi che lo dicono loro, unlikely, improbabile che riprendano a pagare, ok? Allora, qui te l'ho già spiegato, ovviamente. Quindi le banche, piuttosto che attendere anni e affrontare costose esecuzioni immobiliari, perché costano le procedure, signori, ci sono i professionisti, ci sono gli avvocati, le banche, oltre a non prendere soldi o a svendere poi il loro credito, devono anche pagare tutti questi professionisti. E quindi gli UTP stanno per diventare, quando c'è una nicchia storica funziona così, si trova sempre poi la sottonicchia per cercare di combattere anche la concorrenza, piccola in questo caso, della nicchia principale. Quindi io ti voglio dare subito questa informazione e avrai la possibilità così di accedere a questo corso che io potrei benissimo vendere tra i 1.500 e 2.000 euro online e 4.500 dal vivo. Immaginati io che organizzo un seminario per 10 persone, ok? Sugli UTP, 10 persone selezionate che hanno già comprato o frequentato un corso live sui crediti verrebbero di corsa perché intanto sanno già che il credito fa guadagnare. Immaginatevi gli UTP che ti differenzia ancora. Non le conoscono neanche gli avvocati queste strategie, guarda, te lo giuro. Molti avvocati ti dicono quando vai, guarda, ma il credito è illegale, lo stralcio è illegale, perché non sono esperti, ragazzi, ognuno ha la sua specializzazione. Dovrai solo aggiungere al saldo questo corso qui scontato, oltre ad avere il corso scontato del 70%, quindi su 2.500 pagherai 750 più IVA, avrai il corso sugli UTP a soli 350 più IVA. Te lo voglio dire adesso perché era scorretto dirti: guarda, che comunque se ti fai anche questo corso qui mi devi dare 1.500. Ti mettevo in imbarazzo, ti facevo iniziare magari l'anno in maniera, dicevo: guarda, Franco, mi prendi un po' così per la gola, cioè mi stimoli a comprare questo corso, mi dici che è raro e quindi io devo giustamente tirare fuori un sacco di soldi. No, te lo dico prima, te lo dico prima. Basta che prenoti adesso, la cifra non cambia, 197 più IVA di caparra, e poi mi scrivi: Franco, al saldo verserò anche la somma di 3,50 per il nuovo corso UTP. Attenzione, questo corso si può studiare, non si può studiare senza aver terminato prima il corso dei crediti che ti consegnerò a gennaio. Quindi a gennaio ti studi il corso, inizi a diventare operativo con i crediti. Nel frattempo, quando hai finito il corso e ti stai allenando per fare proposte vere nella tua città, tu inizi a studiarti gli UTP. Quindi, siccome te li consegnerò insieme il 10 di gennaio, non vorrei mai che ti inizi a studiare il corso sugli UTP. Non ci capisci niente. Ok? Mi raccomando, non avrai più rivali utilizzando la tecnica dei crediti in sofferenza e quella dei crediti UTP. Poi ci spieghiamo e ci stupiamo come mai vediamo l'investitore X che è partito da zero e dopo 6-7 anni lo vedi che ha la villa a Porto Cervo, che vive a Dubai, eccetera. Ragazzi, informazioni, unite al metodo, unite a un team di immobiliaristi, ok? Scusami, uniti al team dell'immobiliarista, un avvocato esperto, l'agente immobiliare pronto a darti consigli sulla valutazione, il consulente di aste, il tuo coach, il sottoscritto, ti differenziano dalla concorrenza o dagli improvvisati che sperano, studiando un corso senza applicarlo, in 15 giorni di diventare milionari. Ragazzi, tutte le tecniche sono difficili per investire in immobili, ma devi conoscere un metodo, come il gioco, come il videogame, l'ho detto anche prima.
Il livello 1 magari ci metti una settimana a superarlo, poi superi il 2, eccetera. Quando sei arrivato a livello 40, se ti rimetti a giocare a livello 1, ti viene da ridere. Eppure la prima volta ci hai messo magari una settimana per superare il livello 1, perché hai dovuto abituare i tuoi movimenti, la tua testa a fare, insomma, tutti i passaggi con il joystick, io lo chiamavo così. Però fermati un attimo. Posso esagerare, voglio esagerare, amo stuzzicare coloro che sono indecisi. Qui si tratta questa sera di versare 197 euro più IVA di caparra, ok? In modo che se salderai, ovviamente ti verrà scalata, se poi cambierai idea, questa caparra sarà persa, ok? Questo qui si chiama caparra per questo motivo. E voglio stuzzicare gli indecisi. Poi basta, non faccio altre promozioni se no la concorrenza veramente mi uccide se faccio troppe agevolazioni, perché devi sapere che i prezzi anche dei corsi online vanno poi, una volta che io li vendo, a togliere clienti ai formatori dal vivo, perché comunque magari uno si è già studiato l'argomento. Fare corsi online richiede centinaia di ore ogni anno, perché devi informare, impostare il corso e poi ovviamente dare un metodo. Dare un corso su delle informazioni non serve a niente. Potrei farti un corso su come si fa una sponsorizzata di Facebook. Vado su Facebook, c'è la guida, copia e incolla, copia e incolla, copia e incolla e poi leggo. Quelle sono informazioni. Altro discorso è se trovi una persona, non è il sottoscritto, che ti insegna a risparmiare e a massimizzare una sponsorizzata di Facebook. Mi devi dare un metodo, mi devi fare vedere cosa faccio oggi, domani, dopodomani. La stessa cosa è quella che faccio io. E la formazione online per molti investitori e che poi vogliono fare anche i formatori è impossibile da fare perché hanno bisogno di tempo. Siccome molti investitori sono nati negli ultimi 2 o 3 anni, devi investire almeno una decina di anni senza distrazioni prima di insegnare agli altri, altrimenti non sei ancora coperto finanziariamente e fai una cosa e l'altra e le fai tutte e due male, ok? Quindi molti non hanno tempo e si buttano sul fare un corso dal vivo che è eccitante, quello che vuoi, ma è molto più semplice da organizzare. Un corso dal vivo fissi la data, poi ti metti lì e dura 2 giorni. Un corso online come questo tipo, come i miei corsi, li finisci in 3 mesi e hai il tempo di ripassare, di ritornare su certi concetti. Io adoro i corsi dal vivo, ma non danno la possibilità, per una questione di tempo, di assimilare i concetti come un corso online che te lo vedi quando ti pare e piace. Quindi fermati e segui bene quanto sto per dirti, perché questa proposta verrà poi tagliata e non sarà più visibile una volta scaduta. Veramente tieniti forte. Sai già che ti sconto il prezzo del 70%. Quindi 7,50 più IVA versando 197 euro più IVA e saldi a gennaio. Io qua ho preso una foto su Google, probabilmente anche pirata, non lo so, poi la togliamo. Voglio dire, oh mio Dio, per quello che ti sto per dire adesso. Solo, ripeto, solo se prenoti adesso e mi rientri nei 20, nei primi 20, ti darò il corso OTP compreso nel prezzo. Cioè, hai capito bene? 750 più IVA anziché 2005, valido solo per oggi che vorrei vedere. Paghi con calma, perché ora versi 200 euro, non ti rovineranno. Potrai programmare di mettere da parte altre 550 euro per gennaio. Il corso UTP del valore di 3,50, attenzione, ho scritto male, non è il valore di 3,50, il corso vale circa 2.000 euro. Sto dicendo che io te lo farei pagare, te lo farò pagare se vuoi come extra, se prenoti dopo che sono state superate le 20 adesioni a questo corso. Quindi i 20 più veloci che prenoteranno avranno anche il corso UTP in omaggio, cioè inizi il 2020 che non ti fermi più, ragazzi, non vi fermate più. Per correttezza verso i più rapidi non posso fare eccezioni sul numero di 20 persone che riceveranno il corso UTP in omaggio, altrimenti non ha senso niente. I più veloci sono dei polli, nel senso che prenotano prima e poi quello che prenota dopo ha le stesse agevolazioni. Non va bene così. È un corso extra, quindi no, è un corso extra, è un corso integrativo. Che però io lo chiamo extra perché non può essere venduto senza il corso crediti, cioè non posso comprare, vendere un corso UTP a una persona che non conosce i crediti, ok? Gli ruberei dei soldi perché è tutto collegato, quindi per quello te l'ho voluto dire adesso, perché sarebbe stato troppo facile approfittarsi di te
e dire: guarda, ora che hai saldato, c'è anche questo corso a 1500 e con quello non ti fermi più. Nel gergo di noi formatori si chiama upgrade, nel senso che dopo tra virgolette, ti costringo quasi a fare un upgrade, altrimenti non hai accesso a questa bomba, ok? Quindi prima di prenotare, fai una cosa, guarda, fai una cosa. Perché io non posso aggiornare sempre, questo è un video registrato, ok? Il webinar è registrato, non posso sapere. Quindi non posso andare a correggere ogni volta, a rifare il video, tagliarlo e metterci ci sono ancora tre persone, due persone. Fai una bella cosa. Scrivi a relax.immobiliare@yahoo.it, ok? Il mio indirizzo del blog, ti risponderà la Claudia e nell'oggetto metti richiesta disponibilità UTP o similare, scrivi quello che vuoi. E nella mail scrivi: ciao Claudia, che è la mia assistente del blog, se prenoto oggi il corso crediti, rientro anche nella promozione del corso UTP in omaggio anziché pagare l'extra di 3,50 più IVA. Attendi la risposta. Se è negativa, comprati lo stesso sto corso con 350 euro di investimento. Insomma, vuoi diventare ricco? Non credo che ti faranno la differenza. Se ti risponde invece sì, è disponibile, ti lascerà un'opzione aperta, valida magari 4-5 ore, puoi prenotare con 197 euro più IVA e saldi il 10 di gennaio. Quindi 750 più IVA anziché 2500 più IVA. Ti capiterà probabilmente di vedere lo stesso video fra magari un mese, non sentirai più queste diciture, vedrai cose completamente diverse. Quindi non mi scrivere: ah, ma io l'avevo visto a una cifra diversa. E ho capito, era una promozione per i più veloci. Tu non sei stato veloce, l'hai saputo dopo, pagherai quello che vedi, anche se non le sentirai più queste parole. Però ci sarà poi magari il prezzo di 2000 euro. Quindi, corso UTP 3,50 più IVA o omaggio se scrivi a relax.immobiliare e chiedi che se di versare la caparra subito e se c'è ancora trippa per gatti, cioè c'è ancora disponibilità, ti risponderà la Claudia, ti lascerà un'opzione aperta, potrai prenotare con 197 euro più IVA e ti daremo poi anche il corso UTP in omaggio. Attenzione che non è un omaggio un PDF, cioè è un corso collegato che dopo l'11 gennaio verrà venduto extra con 2.500 di corso crediti più 1.500 euro di corso UTP. Vai tranquillo che verrà venduto. Ma io preferisco raggiungere lo stesso importo di fatturato consegnando a centinaia di persone questo corso, perché sennò poi alla fine è sempre la guerra del povero, che chi ha i soldi ha informazioni e chi non ha disponibilità, che magari vuole proprio investire con i crediti per diventare ricco, non ha accesso perché dice: io 5.000 euro dove li tiro fuori? Ok? Quindi adesso un conto è 5.000 euro, un conto, anche se sono importantissime per te, è tirare fuori comunque 300, 750 euro più 350, in questo caso solo 750, se scrivi la mail e rientri nei primi 20. Il link è attivato. Se stai guardando il video su YouTube, probabilmente devi cliccare sull'icona YouTube, magari lo stai guardando dalla mia pagina dove ci sono gli omaggi. Clicchi sulla scritta YouTube, ti si apre YouTube e vedrai che c'è una sezione commenti e troverai il link. Oppure sei già nella pagina del link per prenotare, quindi vai sotto e guardi la promozione e prenoti o con bonifico o con PayPal carta di credito. Ti consiglio di prenotare anche se sei interessato alla seconda novità, in quanto cioè, la seconda novità è quella che ti parlerò adesso, quella dove io farò tutto questo lavoro per te. Cioè, non devi fare niente. Devi soltanto compilare un questionario, dopo che avrai visto quanto sto per dirti, e affidare a me l'incarico di dire: Franco, il mio budget di spesa è questo, la mia città è questa, non ho voglia di studiare, non me ne frega niente di studiare, non ho tempo, non è il momento, lavoro dal lunedì alla domenica, fai, cioè, io ho questo capitale a disposizione, quindi trovami, selezionami, gestiscimi tutto e portami a Rogito per comprare i crediti, accompagnami all'asta, perché sarai tu a dirmi cosa dovrò fare. Non voglio saperne, ci metto solo il capitale. Benissimo, quindi devi guardare la seconda parte, quindi il piano C, chiamiamolo così. Quindi se in questo momento hai paura comunque di perdere l'occasione, nel caso in cui io il questionario che compilerai lo ritenessi non valido, quindi non ti potessi aiutare, puoi comunque prenotarlo nel frattempo prima che scadano i 20 bonus a disposizione. E cioè le 20 persone che hanno diritto al bonus corso UTP. Poi, se tu verrai selezionato, cioè io dirò: me la sento di questo impegno di farti guadagnare, ok? E quindi mi dai fiducia e io do fiducia a te, ti scalerò i 197 euro che hai versato dal costo fisso
del servizio che adesso ti andrò a spiegare, quindi te lo darò gratuitamente, questo corso crediti, corso UTP, che poi te lo guarderai un po' così per informazione, perché tanto se aderirai al secondo percorso so già che non avrai voglia di studiare, non avrai tempo. Quindi prenotalo adesso, poi te li restituisco se ti seleziono per l'altro servizio. Quindi no, per non perdere la chance, qualora non venissi selezionato, prenotatelo lo stesso. Se sarai selezionato non dovrai saldare il corso perché ti verrà consegnato ugualmente, ok? Benissimo. Ragazzi, ora, in questo momento puoi tranquillamente valutare questo tipo di promozione. Servizio che ho già annunciato su YouTube e questa è una rivoluzione, non ho mai proposto una cosa simile perché non avete idea nel casino che mi vado a mettere e praticamente significa lavorare nel 2020 solo per queste persone perché devo andare a selezionare dalla zona di investimento scelta da voi l'affare, devo trattarlo, condurlo, venire con voi all'acquisto nella vostra città, all'acquisto del credito, venire con voi all'asta nella vostra città per vedere la plusvalenza, cioè devo fare tutto io, voi dovete soltanto investire il vostro capitale e tenervi la vostra plusvalenza. Ma chi è rivolto questo servizio? A chi non ha tempo di studiare in questo momento? Un corso sui crediti immobiliari online non ha voglia, non ha tempo, non ce la fa, non c'ha testa. Lavora da lunedì alla domenica, arriva stanco a casa la sera, si vuole dedicare alla sua famiglia e non ce la fa. Perché non è magari il momento giusto in questo momento, ha delle situazioni personali un po' delicate. Per chi ha in passato dimostrato di tendere ad abbandonare dopo i primi ostacoli, a chi ha dimostrato di non essere costante quindi, a chi lavora comunque tutta la settimana e non ha tempo e dice io quel poco tempo libero che ho non c'ho voglia di tornare sui banchi di scuola, cimentarmi con avvocati, parlare con creditori, stare lì a selezionare, a fare Sherlock Holmes sulle aste immobiliari, tutte cose che per me sono belle quando le dico, però per molti magari non è il momento. Hanno compreso però, dici cavolo, però il momento storico è buono, ho anche dei capitali, ho anche dei finanziatori, eccetera, e vorrei comunque lo stesso salire sul treno. In generale comunque quelli che non vogliono fare nulla e delegare ad altri il lavoro. Dici io ho il capitale, quindi ti pago, pensaci tu a farti il mazzo, ok? Questa è la cosa. Quindi sono anni che mi veniva chiesto questo tipo di servizio, però alla fine dei conti io non ho mai accettato. Quante volte mi dicono Franco, mi puoi vedere te gli investimenti, eccetera. Molti lo stanno facendo col consulente Mantelli, hanno prepagato già molte persone l'acquisto di 3 appartamenti all'asta su Genova, lo sapete, no? Ce ne sono anche presenti qui questa sera. Le persone, molti, hanno i loro impegni, non hanno tempo, dice io ho dei soldi da investire. Mi propone questo servizio, io colgo l'occasione e ne approfitto. Ovviamente io ne vengo da una programmazione di 15 anni e oggi sono proprio 15 anni che ho praticamente raggiunto un obiettivo che veramente di tantissimi anni e quindi ho di nuovo tempo a disposizione. Posso riprogrammare i miei prossimi 10 anni di lavoro, di investimenti e quindi dedicherò per queste persone il mio tempo nel 2020 e nel 2021, quindi ci saranno questi servizi. Ho stabilito però di accettare massimo 10 investitori, ok? Per risolvere questo problema di investimento. 10 persone e mi sono spinto oltre, avrò anche l'aiuto di Burgio Pino, ovviamente l'aiuto del mio avvocato Monica Bonzo, l'aiuto del mio staff, dei miei agenti immobiliari, dei consulenti, dei periti. Insomma, non è che siamo degli scappati di casa, insomma. Però 10 operazioni sono proprio il massimo di quello che io posso riuscire a promettere. Non 10 operazioni a testa, ragazzi, 10 persone per trovargli un'operazione. Tenete presente che una volta selezionata l'operazione, fatta analizzare poi anche dall'avvocato, ok? Non è detto che poi il creditore mi accetti l'offerta. Quando non accetta l'offerta, io sono di nuovo da capo, devo ricontrollare di nuovo le aste, fare le valutazioni e riformulare di nuovo l'offerta. Quindi 10 persone per me sono più che sufficienti, ok? Si tratta quindi di affidare al sottoscritto un duro compito. Selezionare tra centinaia di annunci di esecuzioni immobiliari della città, dell'investitore e potenziali affari. Quindi non per me, ma per voi.
Una volta selezionati i potenziali affari, districandomi tra centinaia di perizie, sarà il momento di valutare il prezzo di mercato libero, quindi io non sono della vostra zona, devo comunque pagare, chiamare dei professionisti che mi dicano più o meno il mercato libero come funziona. Poi io lo confronto col mercato sottostante, non me ne sto a quello che dicono i professionisti, non mi fido di nessuno. Il mercato sottostante delle aste è un mercato libero, aperto a tutti, quindi i prezzi di aggiudicazione li riusciamo a trovare e quindi abbiamo la possibilità di confrontare i prezzi. Valutare come ha reagito in passato con le aste immobiliari in simili appartamenti, rintracciare a mia cura e spese il creditore, svolgere la trattativa con il creditore. Ovviamente è un contatto diretto con l'investitore, cioè non è che ti faccio comprare a scatola chiusa. Prima ti dico, guarda, Giovanni, io ho trovato questa operazione, finalmente l'avvocato Bonzi mi ha detto che ha fatto l'analisi, il credito è buono, mi ha detto che si può fare la proposta. Io offrirei questo perché in base ai miei conti, quindi ti farò vedere la relazione, bisogna offrire questa cifra. Tu mi dici, ok, vai. Dici, quindi ce l'hai i soldi? Sì, ok, sì, lo posso comprare. Quindi farò la trattativa. Il timing giusto è fondamentale perché ti devo portare comunque poi anche dal notaio a comprare un credito nel momento giusto perché poi ci sarà l'asta. Quindi l'asta non è detto che sarà acquistabile al primo incanto, quindi bisogna intervenire nel momento giusto. Presenziare con te il giorno dell'asta per vedere come va a finire, presenziare con te dal notaio quando compri il credito. Quindi se sei di Catania io dovrò venire lì. Ovviamente non è è dispersivo, no? Cioè dovrò abbandonare la mia attività per venire da te e vedere che tutto quello che io ho fatto sia portato a termine. Finché non concludi la prima operazione, il mio compito non finisce più, ok? Quindi tu non devi fare nulla, o meglio devi ascoltare poi le mie analisi, i miei consigli e poi investire i tuoi capitali nell'operazione segnalata. Il massimo sforzo che potrò chiederti è quello di andare a vedere l'immobile con il custode, perché voglio che poi mi devi rispondere a delle domande, ok? Devo vedere anche l'esecutato chi è, devo farti delle domande. Se non te la senti, ti dico già che puoi rifiutare, pagherò qualcuno che vada al tuo posto. Il servizio coinvolge altri professionisti. Ragazzi, non riesco a far tutto da solo, non sono un avvocato. Il consulente di aste, perché mi dà delle strategie che, vabbè, non ti devo stare neanche a spiegare se conosci Stefano Mantelli. Gli agenti immobiliari della tua zona, io non ho gli agenti immobiliari in tutta Italia, quindi devo comunque creare una collaborazione e tu sai benissimo che parlare con l'agente richiede anche un po' di selezione e di tempo. L'avvocato dei crediti immobiliari, cioè questo te l'ho detto, te lo trovi già dentro, nella tua città se possibile, quindi lo farò nella tua città, se poi nel questionario reputerò che la zona che hai scelto non va bene, ti scriverò e ti dico guarda io ti posso anche eseguire, però ci dobbiamo spostare qui o qui, se non ti va bene amici come prima, non posso perdere tempo. Ok? I costi fissi per questo servizio sono elevati, quindi se reputi di non poter sostenere i costi fissi, puoi farti benissimo il corso online e farti le cose nella massima autonomia. Perché comunque devo ricercare creditori, devo fare valutazioni di immobili da professionisti in zona, devo pagare l'avvocato per l'analisi della perizia ogni volta che individuo il potenziale affare. Ok, non è detto che la prima analisi che farò fare al mio avvocato è quella giusta e quindi ne pago solo una di perizia. Ok? Devo pagare l'avvocato anche perché ti crei la documentazione per l'atto. Devo pagare l'avvocato anche perché ti segua dopo che si sia stata l'aggiudicazione per fare l'analisi del piano di riparto, che non ti freghino soldi. E l'avvocato, mediamente, te l'ho detto, senza convenzione costa anche fino a 5, 6, 7 mila euro. In convenzione con me costa 3 mila, però 3 mila euro comunque questa glieli devo dare. Più affari valuto e più tempo e costi avrò. In caso di offerta rifiutata il mio lavoro prosegue. Ora ti elenco i costi fissi del servizio e il guadagno del sottoscritto. Ok? Il costo fisso per analisi, ricerca valutazione, presenza del notaio, la mia presenza dal notaio con te nella tua città, io sono di Genova, devo venire nella tua città, presenza aste, più di un caso compriamo prima del valore di mercato. Cioè ad esempio se compriamo prima del valore di mercato a un prezzo basso comunque, sappiamo già che le prossime due aste sono deserte, però magari la seconda non sono sicuro, magari c'è qualcuno, allora in quel caso devo venire, magari vengo per niente, allora poi devo tornare indietro e ritornare poi dopo due o tre mesi. Ok? Quindi i costi fissi sono elevatissimi, ma soprattutto i costi di tempo per ricercarti l'affare,
fare la trattativa e l'avvocato. Quindi i costi fissi sono questi. Non è il mio guadagno. Sono 6.997 euro più IVA. Sono i costi fissi per lavorare per te, io, probabilmente per più di un anno. Ok? Poi se la trovo dopo 3 mesi l'operazione, non è detto però che si concluda subito, perché magari abbiamo stabilito che l'asta sarà aggiudicata fra 2 incanti, quindi noi nel prezzo abbiamo già calcolato che verrà aggiudicata fra 2 incanti, quindi il lavoro continua. E dentro qui, attenzione, c'è l'avvocato. Quindi ci sono 3.000 euro di avvocato qua dentro. I costi fissi sono questi. Il mio guadagno quale sarà? In proporzione a quello che farò guadagnare te. Quindi io, il mio guadagno sarà il 5% del valore di sconto ottenuto dal creditore. Cioè, facciamo l'ipotesi, ti faccio scontare 100.000 euro come l'operazione che ha fatto Gabriele, l'ha pubblicata l'altra volta, che ha avuto 100.000 euro di sconto dalla Dubank, io prendo il 5%, questo è il mio guadagno. Cioè, sono stato bravo, prendo il 5% dello sconto che ti ho fatto ottenere. Poi la provvigione che pagherai più volentieri sarà quella della plusvalenza. Cioè, ti ho fatto guadagnare 100.000 euro l'ordine, nel senso che hai comprato il credito a 100, lo hai venduto, l'hai monetizzato a 200, hai guadagnato 100.000 euro, sarà l'altro 5%. Tutte queste provvigioni saranno pagate all'affare concluso, quindi quando siamo dal notaio che compri il credito e quando siamo all'asta che è aggiudicata, abbiamo visto che il cliente ha saldato, ok? Quando c'è stato il saldo. Quindi quando tu sei certo che questo è andato a buon fine. Questo è il mio guadagno. Quindi il mio tempo, tutto eccetera, e questo è prendere questo 5, questo 5%. Questi sono costi fissi. L'avvocato costa, il tempo per cercarti l'immobile tra migliaia di annunci costa, il tentativo andato a vuoto costa, interpellare gli agenti immobiliari per fargli andare a vedere la casa con il custode costa, eccetera, eccetera. Questo è il mio guadagno. Attenzione, essendo la prima volta che fornisco questo servizio, te lo dico già, ti metto dentro l'avvocato Monica Bondi. Se sei stato a Live Crediti, costa 3.000 euro il pacchetto, e quindi è un prezzo agevolato, e quindi io usufruirò anch'io del prezzo agevolato, quindi sono 3.000 euro di costi solo di avvocato. Gli altri 3.000 euro sono tutti i costi per stare in ufficio ore e ore a selezionarti, a valutare, a fare la trattativa, a contattare i creditori, a ricercarlo, eccetera. Se acquisti un credito da solo hai bisogno in ogni caso del legale, quindi comunque tieni presente che se acquisti da solo 3.000 euro, almeno se sceglievi il nostro, le avresti spesi. Con il mio servizio sarà compreso se sarai selezionato e bloccherai il servizio con una caparra poi di 1.000 euro, ok? Però non c'è da bloccare niente questa sera, perché le spiegazioni da dare sono ancora diverse. Quindi 1.000 euro più IVA e salderai con calma a gennaio quando inizierò a lavorare per te. Lavoro da gennaio proprio perché è il momento più importante, perché è l'inizio dell'anno e i creditori hanno di nuovo il budget da rispettare. Quindi nei 9.97 sono compresi, oltre al servizio di ricerca, analisi, studio, prezzi, trattativa, presenza atto di acquisto, presenza aste successive, l'appoggio totale del legale che prepara la documentazione e ti accompagna fino al piano di riparto. Quindi è quando io avrò terminato il compito, che termina quando loro hanno pagato e saldato l'asta, il lavoro continua con l'avvocato che ti accompagna finché non ti accreditano i soldi col bonifico dopo il piano di riparto. È come se le spese fisse fossero del 3.997, in quanto il legale è obbligatorio. Il mio guadagno sarà invece pagato quando il mio intervento sarà concreto, quindi dal notaio, e quando l'aggiudicatario avrà saldato entro i 60 giorni. Ora, avrai compreso che per me il lavoro può terminare entro pochi mesi, siamo contenti tutti e due, oppure in caso di rifiuto della proposta anche dopo 10-12 mesi, non lo posso sapere, non ti posso dare delle garanzie, in quanto è una cosa che non dipende dal mio potere. Cioè, quindi possiamo trovare il creditore che dice di sì, come può essere che dica di no, sta nella parte dei giochi. Più lavoro e più costi avrò, quindi ho tutti gli interessi a farti guadagnare prima, perché finisco prima. Ok? Ora, non è detto che tu abbia i requisiti per essere seguito dal sottoscritto, perché ci sono diverse variabili che possono farmi decidere per un no. Infatti ti ho messo un questionario che è soltanto l'anteprima di quello che poi andremo ad approfondire. Quindi se il questionario poi riterrò che sia che mi soddisfi, poi ti chiamerò e dovremo parlare ancora. Quindi è un servizio che non è che ti dà tutta questa fretta, ok?
perché voglio che ti devo seguire poi per molto tempo e voglio che partiamo con il piede giusto, perché tu te ne stai bello tranquillo, ok? Ma non vorrei che sia l'unico tuo obiettivo sia quello poi di stressarmi, quindi devo capire bene chi sei e quali sono i tuoi obiettivi. Budget di investimento, quindi dipende, se mi vuoi spendere 10.000 euro su Roma non ti posso aiutare. Zona di investimento, insisti su una zona che io ritengo non è che non valida per te, ma ritengo che io non possa dare il meglio perché ce ne sono troppo pochi, non è una zona che comunque a mio avviso ti possa garantire plusvalenze da sogni, allora ti dico di no, basta, ne devo scegliere 10, non ne devo scegliere 100. Compressione del tempo che occorre nel fare i tuoi interessi mentre te continui giustamente a fare la tua vita senza stravolgere le tue abitudini. Quindi devi anche capire che non è un lavoro come trovarti un'asta immobiliare come qua a Genova, che ce ne sono 5.000 e ti garantiscono il 10% di rendita, non è quello, non ti posso dire te la trovi in 448. Quindi devo capire che se sei stressante, questo è molto importante. Quindi ho comunicato i costi fissi e le percentuali di guadagno prima, come vedi, potevo farti compilare il test e poi dirtelo dopo, però voglio che tu comprenda quali sono i costi fissi di questa iniziativa. Se reputi che i costi fissi siano esagerati e tu ritieni che puoi fartelo tranquillamente da solo, senza sostenerti questi costi, senza avere un avvocato che ti costa 3.000 euro, va bene, fattelo tranquillamente, prenotati tranquillamente il corso oppure non prenotarlo, fai quello che vuoi. Qui si tratta di andare a lavorare nella tua città, ok? Dove io devo, per forza di cose, non essendo residente, devo studiare tantissimo, ore e ore il mercato. Se ti chiedessi poco, vuol dire che ci metterei un secondo e poi magari ti faccio comprare spazzatura, mi perdi soldi, non guadagni, non sei contento, pubblicità negativa, perdiamo tutti e due. Se reputi che un 5% di provvigione su 100.000 euro, faccio un'ipotesi, io ti auguro di pagarmene il doppio, perché magari ti ho fatto fare uno sconto di 200.000 euro, se pensi che sia difficile, la trattativa te le puoi fare anche tranquillamente da solo. Quindi te l'ho voluto dire prima in maniera tale che, visto e considerato che conoscerai tutte queste situazioni, ora ho visto quindi Antonina Fiorentino, hai mandato il bonifico, perfetto, quindi hai prenotato. Ora non ti so dire se rientri nei 20, ora lo vediamo. Se ti porto a casa quindi una plusvalenza di come quella di Davide, che comunque non mi devi incaricare di trovarti affari perché devi pretendere che io possa fare questo tipo di operazione. Noi ci tentiamo, però non è detto che tutti accettino un'offerta di 70.000 euro su 3,20 di credito. Però mettiamo anche guadagni una cifra di questo tipo, impressionante. Cioè, no, non saresti contento di darmi 12.500 euro, ok? Se reputi che questi compensi siano per te fuori portata, ok, ora sai il valore di imparare da solo il credito immobiliare, quanto è il valore di studiare. Okay? Però se proprio tu non puoi in questo momento, non ce la fai, sai che abbandoneresti dopo un minuto, oppure vuoi anche provare a studiarti il corso per avere magari la possibilità di dire: Franco, concludimi un'operazione tu e una me la guardo anche da solo, due sono meglio di una, non c'è nessun problema, possiamo cooperare insieme mentre tu studi, così vedi anche come si fa e poi lo farai da solo la prossima volta. Perché magari dovrai attendere un altro anno per darmi un nuovo incarico, okay? Perché io ne posso prendere al massimo 10 per il 2020. Okay? Quindi puoi decidere tranquillamente di compilare il questionario che, ripeto, trovi nel link dove ci sono gli omaggi e dove c'è la promozione del corso Crediti Immobiliari 2020. Ok? Lo trovi lì dentro il link. Lo trovi o sotto o sopra. Quindi compilalo per cortesia solo se sei interessato a valutare di compilare il questionario ed essere chiamato per approfondire con me tutti gli aspetti. Se reputi già che sia fuori di testa 7.000 euro di costi fissi per questo tipo di attività e il 10% in pratica del compenso per farti guadagnare non dovendo tu fare nulla, non compilarmi il questionario, perché solo che lo compili, visto che è lungo, devo leggerlo, per poi io ti chiamo, magari perché ti ho scelto, e tu mi dici: ah, ma non mi interessano i costi fissi. E allora non ho voglia di farti perdere tempo e ti perdo. Sicuramente non sei uno che perde tempo, perché se sono le 10 di sera e sei ancora qua a seguirmi da oltre 2 ore e mezza,
sei veramente una persona che ha tutti gli interessi di conoscere come migliorare nel 2020 la propria situazione finanziaria. Però io te l'ho voluto dire prima, potevo solo fartelo intuire, ma questo, dire i costi fissi di un'attività, non c'è niente da vergognarsi. E non mi vergogno neanche a dirti che voglio guadagnare il 5% dallo sconto che ti faccio fare e il 5% dalla plusvalenza che ti faccio fare. Se non ti faccio guadagnare niente, io perdo solo del tempo, ok? L'avvocato guadagna lo stesso, perché io lo devo pagare ugualmente, ok? Quindi sono i costi fissi, ok? Bene, nel link troverai quindi il questionario, compilalo solo se vuoi essere preso in considerazione. Con questo non vuol dire che se lo compili sei fritto e mi devi dare il mandato di trovarti questi affari. Però puoi cambiare benissimo idea, però se sai già che tanto non è possibile, non compilarlo, così non ti guardo, non ti faccio neanche perdere tempo. In ogni caso, tutti i dati che inserirai nel questionario poi saranno cancellati per privacy, non saranno trattati, perché faccio delle domande molto personali, assolutamente non mi interessano i fatti tuoi. Ok? Se riterrò di seguirti, ti chiamerò e ti farò altre domande, e dopodiché insieme da adulti decideremo se proseguire oppure salutarci cordialmente. Ok? Quindi non è come un corso come questa sera che dici prenota con 97 euro più IVA, perché comunque il corso digitale è il corso digitale. Questo è una cosa che mi vedrà poi con te come se fossimo soci. Io ci investo del tempo, non posso prendere dei costi fissi da una persona che mi fa lavorare e poi mi dice no, ma io non voglio comprare il credito, no, io non voglio più comprare, io non voglio più comprare. Cioè, mi stai facendo perdere del tempo. E poi alla fine mi dici, ah, ma ha preso i costi fissi e non mi ha fatto comprare niente. Ho capito, ma tu poi mi hai detto che non volevi più investire, hai cambiato le idee, hai cambiato idea, hai cambiato la situazione tua finanziaria, non ci posso fare niente. Quindi devo parlare con questa persona e vedere che io poi me la devo assorbire per un anno. Io devo essere tranquillo. Tu devi sapere chi sono io. Se non mi conosci, non compilare il questionario. Quindi devi avere fiducia e dire che lo conosco, è 10 anni che è nel settore formazione, è 15 anni che investe, è dal 94 che è agente immobiliare, vive di immagine, ok? Perché se sei uno stressante non andiamo d'accordo, e al telefono lo capisco, ok? Quindi compila il questionario se vuoi far fare tutto a me e al mio team, e se sei venuto a live hai visto che team che ho, o non compilarlo se invece ritieni di dire, beh, un po' di tempo lo trovo, mi faccio il corso, va bene così, ok? Quindi, se andremo d'accordo dopo la telefonata, lo bloccherai con una caparra e si salderà poi con calma a gennaio, perché in questo momento non ho il tempo di fare operazioni, anche perché non è il più redditizio dell'anno. Okay? Bene ragazzi, grazie a tutti, anche alle persone che magari non gli interessa il corso, non gli interessa il questionario, cioè sono le 10:10, siete rimasti in 76, ne abbiamo fatti fuori un po', però comunque 76 alle 10:10 di sera, non ho mai fatto un webinar così lungo, e non è sempre scontato che tutti ti seguano fino alla fine, magari puoi trovarti a parlare da solo. All'inizio, quando ho iniziato la mia carriera di formatore, parlavo anche da solo delle volte, quindi anche come quando si fanno nuove attività, come in questo caso io ti parlo sui crediti immobiliari, io ti faccio l'esempio della formazione online, all'inizio è dura, bisogna avere pazienza e bisogna avere un piano B, bisogna avere uno slide indoors e fare una scelta e poi cavalcarla. Se non si prendono delle decisioni anche rischiose a volte, ma ponderate, siamo sicuri di una cosa, non cambierà nulla, rimarremo sempre statici, ok? Sappiamo che si vive solo una volta e bisogna comunque anche avere delle soddisfazioni personali. A volte non è mai una questione di soldi, eh. I soldi servono per raggiungere la felicità o un qualcosa. A volte concludere un'operazione, avere un guadagno, è anche una felicità, un orgoglio personale di dire cavolo, cioè sono riuscito a fare un qualcosa che di solito ci metto 10 anni per mettermi da parte questa cifra. E queste cose qui bisogna anche sapersele guadagnare, ok? Raggiungerle, non ti arrivano addosso. Cioè, chiudendo la connessione questa sera e non facendo azione, non ti arriverà in testa un'operazione di credito immobiliare, ok? Non ti arriva in testa. Non è ovviamente un gioco di fortuna, è tutta questione di conoscenza e abilità. Non è il superenalotto, non è la lotteria. Gli investimenti immobiliari sono cose matematiche, ok? Calcolate. Ci sono dei margini di rischio, però sono calcolati. Più informato sei, più metodo hai, più diventi benestante. Ho visto qui un General Service SRL
che mi ha mandato la contabile di una prenotazione. Vi piace il bonifico? Ancora meglio, ragazzi, risparmiamo sulle commissioni di PayPal, da buon genovese. Bene ragazzi, io vi faccio veramente i miei ringraziamenti, prendetevi sto link, anche se non volete il corso o compilare il questionario, prendetevi gli omaggi. Domani verso mezzogiorno e mezza ci sarà la replay, e che sarà poi consegnata anche a tutti quelli che non hanno partecipato questa sera. Se abbiamo superato i 20, ma mi sembra ancora di no, anche se ci siamo quasi, potete quindi ancora prenotare per rientrare nei 20, che vi mando la segnalazione fresca fresca tipo Viale Campania. E anche se vuoi fare il questionario, prenotati lo stesso il corso con la segnalazione compresa, perché comunque se poi aderirai al mio percorso, ti seguirò, non mi pagherai questo corso e ti detrarrò anche i 97 euro più IVA, ok? Dai 6.997 che poi dovrai pagare. Quindi ti verrà regalato questo corso e te lo usi, insomma, per approfondire. Sergei mi hai mandato anche te mi hai mandato la copia, Sergei Cuculescu, benissimo. Sergei, benissimo ragazzi. Tu avevi chiesto anche informazioni, il questionario lo trovi nel link. Ragazzi, direi che io me ne torno a casa, sono ancora in ufficio qua in via Celesia 63 Rosso al Genova Rivarolo. E torno a casa, vedo se riesco a fare in tempo a dare un bacio di buonanotte alle mie bambine, però mi ha fatto piacere tantissimo, anche se ho parlato da solo, perché ovviamente non potete parlare voi, però ho visto che mi avete seguito. Ora siete in 68, quindi me ne vado a mangiare anch'io. Prenotate e fate il questionario solo se volete essere selezionati. Ho visto adesso Mauro Lenotti di Milano che ha prenotato con bonifico. Ok ragazzi, mi sa che domani per chi seguirà la replay questi 20 non ci saranno. Tra l'altro non rimarranno neanche delusi, perché la replay la taglio e farò vedere solo la promozione a 3,75 che sarà valida fino al 27 di domenica prossima, in modo tale che nessuno rimane deluso, perché non posso permettermi di metterne di più. Bene ragazzi, buonanotte, un abbraccio, grazie di avermi seguito fino alle 10:15. Buonanotte a tutti ragazzuoli, buonanotte, ciao.